Buongiorno a tutti, benvenuti qui nella sede del Municipio Quinto Valpolcevera. Replichiamo quello che abbiamo fatto due settimane fa a Sestri Ponente con la presentazione di questa Genovina, che è un progetto molto interessante, molto accattivante, molto affascinante anche perché prevede un'alternativa a quello che è la gronda, che chi abita in Valpolcevera da tanti anni sa di cosa stiamo parlando. Prevederebbe questo progetto, o meglio, questo studio alternativo presentato alcune settimane fa all'Ordine dell'Ingegnere, e ne ha conoscenza anche il Ministero del Trasporti e del Turismo, perché alcuni dei dati sono stati utilizzati per l'analisi costi-benefici della gronda, e questo potrebbe essere un'ipotesi alternativa. Da un anno si sta lavorando a questo studio, che prevede una realizzazione di un tunnel che passerebbe sotto l'area di Fincantieri. Vi verrà proposto poi dopo, vi verrà spiegato meglio dagli ospiti presenti. Un'alternativa che sicuramente è di minor impatto rispetto a quella che era stata presentata da ASPI, quindi da Autostrade per l'Italia. Ha anche una più rapida esecuzione, costi minori, ma soprattutto è molto più efficace nella gestione del traffico, perché rispetto alle previsioni che erano state fatte, quelle della gronda, questa ridurrebbe il traffico del 40% contro il 20% che invece era previsto dalla gronda. Quindi l'autostrada, la vecchia A10, ritornerebbe ad avere un ruolo di scavallamento della città, un ruolo, se possiamo così chiamarlo tra virgolette, di tangenziale. Il progetto è portato avanti dall'Associazione Rinascimento Genova. E poi di questo ci parlerà il dottor Federico Valerio dell'Ecoistituto Reggio Emilia, Genova, ma adesso sentiamo subito i saluti del presidente che è. Ah, non devo battere la mano, scusate, ma in televisione siamo abituati non a battere, a battere la mano. Concedetemi questa battuta, tanto per sdrammatizzare un attimo la situazione, non devo toccare niente, quindi. Però c'è una cosa, visto che siamo in diretta streaming, che chi parlerà dovrà sostituirsi poi al posto centrale, quindi io cedo subito il mio posto a Federico Romeo, grande presidente del municipio Quinta Valpolcevera, nonostante la sua giovane età. Grazie. Grazie Paolo e buongiorno a voi tutti. Intanto un ringraziamento a coloro, a tutti voi che avete portato anche nella Valpolcevera, insomma, questo importante momento anche di discussione, soprattutto di confronto su una tematica e delle opere anche infrastrutturali ovviamente per la nostra città. Io insieme ai consiglieri municipali che sono presenti qui in sala abbiamo ben volentieri, insomma, dato l'ospitalità per questo momento, che mi auguro insomma non sia l'unico momento, ecco, ma che ci possano essere altri momenti anche di discussione, di confronto e di analisi delle diverse, diciamo, proposte. Io quello che vi posso dire è questo: innanzitutto mi farà piacere questa mattina capire con voi questa proposta, una proposta che ho letto anche sugli organi di informazione e che ho visto anche in parte nella diretta streaming dell'incontro che Paolo Colombo ha richiamato precedentemente, quindi a Sestri. E questa mattina insomma mi farà piacere, ecco, condividere e capire bene la proposta che viene fatta. Penso che col crollo del Ponte Morandi, quindi con quella tragedia di carattere assolutamente straordinario per la portata e per la gravità che è stata, il nostro territorio non può non interrogarsi su delle scelte, come dire, di carattere futuro, che erano state programmate precedentemente, quindi nel momento in cui il Ponte Morandi era ancora presente. Quindi, ecco, io credo che i momenti come questi, momenti di analisi, di discussione, di confronto, siano positivi anche proprio per la nostra democrazia e quindi soprattutto per dei territori dove
posso anche dire in maniera molto, molto convinta. Ci sono stati dei momenti dove questi confronti, anche aperti, non hanno avuto, come dire, un particolare carattere di condivisione, ecco. Quindi molte, diciamo, anche delle fratture all'interno di un pezzo di territorio della nostra città, come quello della Valpolcevera, nascono anche da alcune scelte di impostazione della discussione su questi temi che credo, insomma, oggi posso dire, insomma, alcuni errori sono stati commessi. Quindi, a maggior ragione, visto quanto accaduto, penso che momenti come quelli di stamattina siano momenti importanti e fondamentali. Anch'io, non so se alcune settimane fa avrete letto anche qualche mia dichiarazione all'interno degli organi della stampa su tutta la tematica, diciamo, infrastrutturale. Quella è una mia posizione e sono aperto, come dire, a vedere, a ricevere anche delle ulteriori proposte che provengono. E tra l'altro, con molti di voi, insomma, ci conosciamo, abbiamo seguito anche alcuni momenti di condivisione insieme anche su tanti altri argomenti, e credo quindi che questo sia un elemento positivo anche da riportare questa mattina. Lo dico, oggi è il primo incontro, la municipalità è disponibile a effettuare anche altri incontri, magari in altri momenti e orari, ovviamente, della giornata, non solo nella sede municipale, ma anche portarlo più direttamente nei quartieri. Su questo credo che sia anche proprio uno strumento di partecipazione democratica, dove i municipi ne sono un esempio, e molte volte i consiglieri bene sanno, insomma, che facciamo molta fatica e molta difficoltà anche in questa città a portare avanti le nostre idee, le nostre posizioni anche come municipi stessi, e quindi credo che i lavori di questa mattina possano essere un ulteriore tassello che aiuta anche noi a compiere al meglio, diciamo, il nostro percorso. Quindi sono ben curioso di seguire nel dettaglio quanto da voi verrà presentato questa mattina. Grazie e buon lavoro a voi e a noi tutti. Bene, buongiorno a tutti. Due parole di presentazione. Appunto, sono Federico Valerio, faccio parte di questa dell'Istituto Reggio Emilia Genova. Reggio Emilia Genova perché abbiamo fatto un incontro tra ricercatori o comunque esperti di varie tematiche ambientali e sanitarie di queste due città, e da alcuni anni stiamo operando sul territorio, come dire, portando le conoscenze a livello dei cittadini. Quella che noi facciamo, e quella che peraltro stiamo facendo proprio oggi anche qui con voi, è quella che viene definita citizen science, cioè la scienza dei cittadini e per i cittadini. Quindi portare, come dire, all'opinione pubblica le informazioni che tutta una serie di persone, appunto esperti in vari argomenti, hanno, per poter fare le scelte ottimali per tutta l'intera comunità. Questo, come è stato già accennato, è il secondo incontro su questo tema, che poi è il tema della mobilità. Come ci si muove in una grande città moderna, e non è nel modo come ci si muove a Genova con lo scooter e con tutti quanti sulle macchine, con, come dire, un servizio pubblico tutto sommato, di trasporto pubblico tutto sommato, insomma, arretrato. Basta uscire dai confini di questo benedetto paese per scoprire che ci si muove in modo diverso e che la gente non va in automobile. E vabbè, questi sono discorsi che in parte poi faremo e rifaremo. Ecco, dicevo, allora, questi incontri pubblici che adesso poi andremo a ripetere a Voltri, sicuramente abbiamo dei contatti anche per la San Pier d'Arena, per coinvolgere, diciamo, tutta la cittadinanza che avrà a che fare con i grandi interventi strutturali di cui comunque la città ha bisogno. Andremo a raccontare questa ipotesi alternativa. Avete sentito che quindi Ecoistituto fa parte di un altro nuovo organismo che ci siamo inventati subito il giorno dopo, sostanzialmente, dal crollo del ponte, perché abbiamo che è il Rinascimento Genova, è il coordinamento Rinascimento Genova, quindi un coordinamento di realtà sia individuali che collettive, quindi associazioni, gruppi che già sono presenti sul territorio, che anche in base alla nostra esperienza, come dire, sono poco efficaci perché sono poco coordinati. Quindi pochi soggetti che magari si occupano di problematiche legate al loro territorio, ma che poi non riescono a incidere più di tanto sui cambiamenti necessari, perché la classe politica, tutto sommato, se ne può fregare di meno, se mettiamola così. La nostra idea è, appunto, e questo è l'esempio, appunto, di oggi, è quello di fare in modo che cresca la consapevolezza nella cittadinanza
che esistono soluzioni alternative molto più vicine agli interessi della collettività che sono perseguibili. Stiamo affrontando cambiamenti diciamo epocali e appunto il crollo del ponte Morandi per noi è stato il segno della fine di un'epoca e l'inizio di una nuova, è stato anche già detto dal Presidente. Abbiamo necessità di approfittare in qualche modo di questa disgrazia per poter ricostruire una città veramente a misura d'uomo. Devo dire che qua, venendo qua, tra l'altro sono venuto con mezzi pubblici, io sto da Bogliasco e questo è anche un segno, tutto basso sono riuscito a venire anche in tempo abbastanza utile utilizzando il treno e la corriera, quindi non mi sono mosso con mezzi di trasporto personali. Ecco, devo dire che attraversare la vallata e vedere appunto l'abbandono complessivo, insomma, è veramente, come dire, ci siamo chiesti anche più persone, come fa la gente a vivere qua? Chiedo scusa, ma mi pare queste sono le sensazioni che peraltro sono lo stimolo per dire qui veramente c'è tantissimo da fare e tutto quello che è da fare è certo un nuovo ponte, poi non entriamo nel merito, ma anche qui il riordino della zona sotto il ponte, ma forse la Valpolcevera merita molto di più. Ecco, Rinascimento Genova mette insieme tutte queste forze con l'obiettivo, qui abbiamo all'ingresso appunto il manifesto di questa associazione, che dice vabbè, le migliori menti, la migliore gente che vive in questa città si metta insieme per appunto ottenere il cambiamento. Oggi abbiamo appunto tre ingegneri che fanno parte di quel gruppo di lavoro che afferisce a Rinascimento Genova, quindi che in modo assolutamente volontario hanno studiato questa problematica e oggi sono qui per offrire in qualche modo le conclusioni di questo loro lavoro che, come dire, è uno stimolo a un progetto diverso di mobilità in città. Affronteranno l'argomento, che è complesso da tre punti di vista diversi, e l'insieme delle loro proposte è quella che offriamo, ripeto, alla comunità per poter in qualche modo tutti insieme poi spingere sulle amministrazioni pubbliche, perché questa è la nostra esperienza, laddove una comunità coesa spinge per certe scelte, la classe politica che magari è sorda a queste singole istanze diffuse e magari sente di più altre istanze consolidate, potenti, forse a questo punto ci serve. Anche perché, ripeto, l'ipotesi alternativa è credibile, è realizzabile e va nell'interesse dell'intera collettività. Quindi invito a seguire i lavori, che verranno peraltro trasmessi e registrati, quindi saranno disponibili all'intera comunità, quindi anche nel vostro, se lo farete conoscere, l'indirizzo del YouTube Rinascimento Genova, dove questa registrazione potrà essere visionata da oggi pomeriggio, sarà un modo per poter diffondere queste informazioni e creare quelle condizioni che noi tutti quanti ci auspichiamo. Grazie. Grazie Federico, prometto di non tamburellare più con le dita per non disturbare chi ci segue da casa. Lui ha parlato anche di questa associazione che è molto importante, Reggio Emilia Genova, perché nei mesi scorsi sono state installate anche, faccio una piccola divagazione per chi non lo sapesse, sono state installate quattro centraline del progetto Che Aria Tira, molto importanti per la Valpolcevera, perché non solo abbiamo perché una la ospita anche sul terrazzo di mamma in via Canepari, abbiamo seguito minuto per minuto l'andamento delle polveri durante l'implosione del ponte Morandi, con dei picchi non preoccupanti, assurdi, tant'è che mentre facevo la diretta dal terrazzo per la 7 ci mettemmo le mascherine perché è arrivata tutta quella nuvole di polvere che sicuramente vi ricorderete, ma questi picchi sono stati registrati anche nelle scorse settimane, soprattutto con dei picchi altissimi in via Porro, con sforamenti del PM2,5 e del PM10. Quindi ne approfitto, scusate se tolgo questi 5 minuti, ma ne approfitto per lanciare questa idea, visto che qua con noi il Presidente Federico Romeo, di implementare queste centraline, perché non solo qui, come diceva prima Valerio, dice come fa a vivere la gente, ma soprattutto cosa respira la gente. Quindi è importante che queste centraline vengano implementate e siano alternative a quelle di ARPAL per dare maggior controllo a un territorio che sicuramente in questi anni
ha respirato porcherie, per non usare altri termini. Adesso l'ingegnere Stefano Camisasso ci presenta quello che era il progetto di autostrade. Come ho fatto a Sestri, io faccio un ringraziamento pubblico a Stefano, perché passare in meno di 48 ore a raccontare le gesta di Cristiano Ronaldo, di Vincenzo Nibali, per chi aveva sempre fatto il giornalista sportivo, sicuramente non era facile. Non era facile nei primi giorni della tragedia, dove dovevi raccontare anche di 43 persone che sono scomparse, e direi che un applauso a questi 43 angeli che sono finiti in cielo ci vuole. Facciamolo, perché non dobbiamo mai dimenticarci che non si può morire nel 2018 su un ponte autostradale. Questo non dovrà mai più accadere, nonostante poi si vedano come sono messi gli altri viadotti, soprattutto qui in Liguria. E non c'era solo da raccontare la tragedia, ma c'era anche da spiegare a chi ci seguiva da casa cos'era uno strallo, cos'era un impalcato, cos'erano i trefoli. E quindi ringrazio pubblicamente Stefano, che mi ha sempre aiutato nelle prime settimane e continua ad aiutarmi, perché ovviamente il mio lavoro è quello di giornalista, sicuramente non è quello di ingegnere, ma se non avessi avuto lui al mio fianco, metà del mio lavoro sarebbe stato vano, anche perché raccontando una TV nazionale bisogna essere precisi, non si possono raccontare fesserie. E quello che ho detto sempre dal primo giorno, che finché rimarrò a Genova il mio compito sarà quello di cercare la verità per dare giustizia a questi 43 morti e a tutte le altre persone che hanno subito questa tragedia. Grazie, e Stefano, a te la parola. Buongiorno a tutti. Intanto carico, prontamente. Stefano, dove me l'hai spostato il file? Ah, eccolo qua, ok. Intanto, appunto, vi racconto un attimino i temi della presentazione di oggi. Io mi occupo, diciamo, del raccontare che cos'è il progetto attuale della Gronda, il progetto ASPI, e diciamo gli impatti delle principali opere che possono avere sul territorio. Seguirà poi l'intervento dell'ingegner Mauro Solari, che si occuperà invece della parte più strettamente legata sia alle diciamo alle proposte alternative, di cui in parte si è già accennato, sia anche alla valutazione appunto delle problematiche legate alle polveri, alla gestione delle polveri. E il terzo intervento sarà invece quello dell'ingegnere Alfredo Perazzo, che anche in parte, diciamo, è un pezzo molto abbondante, sarà anche un intervento molto, molto tecnico ma molto interessante, che si occuperà invece strettamente dell'analisi dei flussi di trasporto, e che è, diciamo così, la metodologia più avanzata per valutare gli impatti che le infrastrutture possono avere sulle città, sul trasporto urbano. E i temi principali di questo progetto, seguirà alla fine un ulteriore contributo, che a Sestri Ponente non c'è stato, perché questo è un progetto comunque che è aperto ai contributi di chi è in Rinascimento Genova, e quindi ci sarà anche un contributo di Luigi Sessarego, che invece riguarda più strettamente, diciamo così, un percorso alternativo al raddoppio della 7. Non l'abbiamo inserito nel nostro progetto subito, perché costa tempo e costa fatica farlo, e quindi è una valutazione che faremo anche nei prossimi giorni, ma è un'alternativa che è comunque molto interessante, che merita di essere ascoltata. Il cuore di questo, del nostro progetto, è sostanzialmente basato su due poli: sì, interventi infrastrutturali necessari, ma soprattutto anche un forte impegno sul trasporto pubblico locale. Gli interventi infrastrutturali che facciamo sono fatti apposta per
sgravare il traffico autostradale, ma soprattutto per liberare spazio per poter insediare degli assi di forza per il trasporto pubblico. E questo è un aspetto molto importante del nostro progetto, cioè non ci rivolgiamo esclusivamente all'aspetto infrastrutturale stretto, ma appunto ne diamo una visione più ampia. E questo è importante anche per un altro motivo, perché consente di dare... Genova ha due problemi. Ha un grosso problema immediato di traffico, che poi Alfredo spiegherà in maniera ancora più precisa, ma ha bisogno anche di una necessità a 10-20 anni. Quindi non si può limitare a dare risposte esclusivamente da qui a 20 anni, perché da qui a 20 anni innanzitutto la città cambia e soprattutto cosa facciamo per i prossimi anni. Quindi ha bisogno di interventi che siano modulabili e flessibili, e il pregio di questo studio è proprio quello di poter dare risposte nell'immediato, perché nell'immediato è in grado di alleviare i problemi di Genova ed è in grado di garantire da qui a 10-20 anni un supporto sufficiente, un sostegno sufficiente allo sviluppo di Genova dal punto di vista appunto della viabilità e degli aspetti infrastrutturali. Entriamo nel merito appunto invece di quello che sarà la mia esposizione. Quando parliamo di gronda di Ponente parliamo appunto di 23 gallerie autostradali e 4 gallerie di servizio per un totale di circa 55 chilometri, 4 volte la lunghezza del traforo del Monte Bianco, ed è quello che fa dire ad Aspi che è lo scavo più grande d'Europa. Parliamo di 21 viadotti, 11 nuovi e 10 esistenti, e 8 chilometri di viabilità di servizio, 11 milioni di metri cubi di rocce movimentate. Lo scavo più grande d'Europa. Come potete vedere qui dal tracciato, praticamente c'è il ramo che da sud sale verso Genova Ovest, diciamo così, sale su verso Valtorbella e Bolzaneto. Questo. Qui ci sarà il nuovo viadotto all'altezza del Mercato dei Fiori, in l'imbocco in galleria verso la Val Varenna, Prapalmaro e Voltri. Ovviamente sarà un'alternanza di gallerie e viadotti. Costi previsti 4,5 miliardi di euro, durata lavori 8-10 anni. Non si è svolta come gara europea perché la gronda è stata considerata un potenziamento invece che un nuovo tracciato, e questo ha consentito di aggirare i dispositivi nazionali. C'è da dire una cosa sul costo. Come è stato esposto dall'ingegner Drufuca del raggruppamento che ha fatto l'analisi costi-benefici per il Ministero all'incontro che abbiamo avuto all'Ordine degli Ingegneri di Genova, non c'è una grande opera pubblica italiana che non abbia avuto un incremento di costi di almeno il 30% a consuntivo. Quindi valutate che c'è in ballo ancora 1 miliardo, 1 miliardo e 2 di opere. Questo è il tratto cosiddetto della Grondina, riguarda la nuova connessione con la 10 e, come dicevamo prima, all'altezza del mercato di Ponte di Bolzaneto, con i piloni dove c'è la nuova bocciofila bolzanetese, nuova perché è del 2003, cosa che mi dispiacerebbe tantissimo. Faccio un appunto personale perché è la prima opera pubblica progettata a Genova con la normativa sismica del 2003. Le strutture le avevo fatte io e mi dispiacerebbe anche tantissimo vederla andare giù. L'intervento, diciamo così, sulla 7, una mozione di sentimenti, prevederebbe anche il raddoppio del tratto a scendere dai Giovi con inversione del senso di marcia a salire e la rimodellazione dello svincolo di Levante dell'ex Ponte Morandi. Questo è il cosiddetto appunto viadotto Genova, di circa 1 chilometro, 1,2 chilometri. E sulla parte sinistra, questo è dove appunto si imbocca la prima galleria all'altezza del campo nomadi. È un viadotto, anche questo è un viadotto, non è un ponte,
È un viadotto a quattro campate, strallato, lo dico con una punta di ironia perché il nostro amato sindaco ha portato avanti il progetto di piano del viadotto ex Morandi proprio perché a quanto pare i genovesi hanno un rifiuto psicologico per gli stralli, e qui invece ne viene riproposto paro paro un altro. Le zone soprattutto del tratto di Ponente, della Gronda di Ponente, sono tutte zone a forte rischio frana e a forte rischio di dissesto idrogeologico. Qui vediamo alcune slide appunto degli interventi, queste fotosimulazioni, da cui si intuisce com'è in fase, diciamo, provvisoria, col ponte montato ma ancora con le aree di cantiere per gli imbocchi da sistemare, e la sistemazione finale. Quindi, come potete vedere, impatterebbe passando sopra l'attuale mercato per poi attraversare alla confluenza il Polcevera. Come si svolge questo tipo di scavo? Sostanzialmente gli scavi in galleria si svolgono con tre modalità: o con le mine, quando si ha a che fare con una roccia molto, molto compatta, o con i martelloni, cosiddetti, classici che li si vedono anche in tutte le altre opere, i martelli demolitori, oppure con le talpe. Questa talpa è sostanzialmente un treno, no? Che ha uno scudo davanti, questo, con dei dischi che servono per scavare le rocce più tenere o gli scisti, gli argilliti, e consente, avanzando, di rivestire immediatamente e provvisoriamente il fronte, lo scavo. E lo scudo davanti serve anche a sostenere il fronte di avanzamento man mano che si scava. Lo scavo, il treno poi arretra, piccola curiosità se c'è qualche geologo, da una porticina qua esce il cosiddetto geologo a perdere, perché esce appunto questo professionista che deve valutare, questo ex professionista, che deve valutare, qualificare le rocce, che la terra, gli scisti che trova davanti, perché in base alla anche non solo in base ai metri cubi di avanzamento, ma anche in base alla qualità dello scavato, dello smarino, lo scavo viene pagato, e quindi ci vuole qualcheduno che in questa piccola intercapedine di circa un metro generata dall'arretramento della talpa deve uscire e molto serenamente procedere a questo tipo di classificazioni. Come talpa, la talpa è molto, molto ingombrante, ha anche un circuito slurry, cioè serve a pompare letteralmente lo smarino e portarlo inizialmente al di fuori della galleria, poi vedremo ai sistemi di smaltimento. Questo è l'impatto di una galleria a doppia canna, perché sono tutte gallerie a doppia canna, cioè una per ogni senso di marcia, in cui si utilizza appunto questo tipo di tecnologia, cioè le talpe. Come potete vedere, hanno bisogno di una superficie molto ampia, sia per la movimentazione stessa, il montaggio della talpa, perché ovviamente questa riva deve essere montata, e soprattutto non ci devono essere inconvenienti, perché se succede come è successo a Roma nella linea C, che la talpa è rimasta bloccata, per smontarla bisogna sostanzialmente creare un pozzo verticale che consenta di accedere alla testa per poterla smontare. E in questo caso servirebbero circa 50.000 metri quadri di area di cantiere, necessaria anche per lo stoccaggio del dati di autostrade. Qui ci rifacciamo esclusivamente a dati ufficiali, non sono valutazioni professionali nostre, per nessun motivo e nessuna ragione. Il nostro, ci tengo a dirlo, è un approccio esclusivamente tecnico, scevro da ogni valutazione politica, al di là delle opinioni poi personali. Quindi, ripeto, è necessario anche tutto lo spazio per lo stoccaggio, area che identifichiamo in questo perimetro rosso, come citato, segnalato da autostrade. È necessario anche, ne parlerò probabilmente anche dopo, ma il montaggio della talpa costringe anche a un restringimento di questa zona dell'alveo, perché ovviamente il treno, che è molto lungo, deve avere uno spazio
di manovra per essere infilato dentro la galleria, e questo costringe a un restringimento dell'alveo del polcevera in questa posizione. Questa appunto è una galleria a doppia canna, la galleria numero 1 qui a Bolzaneto, in uscita con la Valvarenna, 6 km di percorso, due canne affiancate di circa 12 metri di larghezza. Qui vedete uno schema funzionale, l'arco rovescio, eccetera. Esce in Valvarenna in una zona a forte rischio di dissesto idrogeologico, con una forte presenza di amianto, che vedremo dalle carte successive. La galleria numero 2 sarà tra la Valvarenna e il parco di Villa Duchessa di Galliera, sono altri 6 km, sempre in doppia canna, tagliando il parco storico, poi un'ulteriore galleria con uscita a Fabbriche. Come dicevamo prima, tra Gronda e Grondina sono 25 gallerie, per un totale di più 4 di servizio, per un totale di 55 km. Le gallerie di servizio servono ad accedere alle gallerie vere e proprie quando non ci si riesce ad arrivare direttamente. Bisogna seguire un percorso alternativo che consenta di accedere. Altre sono gallerie di ventilazione, per esempio, cioè servono a ventilare le aree. L'unico progetto, diciamo così, comparabile per dimensioni e lunghezza è quello della variante di Valico, quello di Ronco Bilaccio Barberino del Mugello, sull'autostrada del Sole, che è appunto l'unico comparabile per... benché cubi, alla fine soltanto 8 milioni di metri cubi contro 11. Questi sono gli altri viadotti con dei fotoinserimenti. Questo è il viadotto di Viesima, che raddoppierebbe l'esistente, e il viadotto Leiro e Cerusa, anche questi, i tratti in galleria e i tratti in viadotto. Questi sono tutti i bacini idrografici attraversati dal tracciato della Gronda, qua in rosso. Come potete vedere, sono tutti, li attraversa tutti. Tutti i bacini sono attraversati appunto dalla Gronda. Il tipo di galleria è un tipo di cosiddetta una galleria drenante, cioè questo tipo di galleria, sostanzialmente intercettando i bacini, drena le acque delle sorgenti, drena le acque dei rivi eventuali, ma drena anche le acque, diciamo così, di percolazione negli ammassi rocciosi che attraversa. Quindi sostanzialmente va a mutare completamente, totalmente e irreversibilmente tutto l'assetto idrogeologico dei tratti interessati. Questo si traduce nel fatto che tutto il territorio alle spalle deve trovare un nuovo equilibrio idrogeologico. L'equilibrio idrogeologico si traduce in effetti di, graduando la gravità, smottamenti, soliflussi, innesti di frane o movimenti di nuove frane, perché sostanzialmente il terreno in generale è un mezzo... È a due fasi, no? C'è una fase solida e una fase liquida. La parte solida galleggia nella parte liquida. Quando gli vado a levare l'acqua, il terreno si compatta e quindi diminuisce comunque di volume, no? E quindi, perché prima era sostenuto anche proprio in base al principio di Archimede dall'acqua presente, e quindi cosa succede? Che si movimentano delle forze che portano a dei nuovi equilibri. Come lo diceva molto meglio di me e prima di me Giacomo Leopardi, la natura è indifferente al destino dell'uomo, cioè per la natura una frana, un movimento, ripeto, un soliflusso è un atto assolutamente naturale e indifferente, cioè la natura trova il suo nuovo equilibrio, il problema siamo noi, cioè è l'aspetto, diciamo così, antropologico insediativo che è pericoloso, è pericoloso per noi, non per la natura. Ripeto, la natura troverà una sua forma di sussistenza nuova e senza particolari, ci metterà del tempo, ma siamo noi che percepiamo il dissesto, non la natura. Sì, ripeto, non
non c'è niente per la quale dal punto di vista della natura. È sempre stata una, la natura è sempre stata dinamica, non è mai una cosa statica. Il problema, ripeto, siamo noi. Qui invece segnato in azzurro trovate tutte le fonti. Si parla appunto, non si parla, sono 61 fonti intercettate, tra cui quelle della Madonna del Monte, della Madonna della Guardia e dell'Acqua Santa. Vale per le fonti lo stesso discorso che facevo prima, cioè, e non può essere semplicemente opera compensativa per chi vive delle fonti, per chi alimenta la propria attività con le fonti esistenti, semplicemente portare un acquedotto, perché, ripeto, le fonti idriche sono qualcosa di più complesso di un semplice approvvigionamento d'acqua. Queste invece sono tutte le frane attive, segnate tutte queste macchie rosse che vedete, sono tutte le frane attive. Come potete vedere, sia sul raddoppio della 7, sia sul tratto di Ponente, vengono attraversate delle aree fortemente a rischio. Il territorio ligure lo conosciamo bene, non è un territorio, non è la pianura padana, non ha il basalto sotto, no? Quindi una roccia compatta, non ha il granito sardo, ma ha è un territorio fortemente inciso e molto disomogeneo. E quindi, ripeto, essendo un'opera così massiva, c'è il rischio reale di turbare tutti questi equilibri, non soltanto quindi quelli idraulici, ma anche quelli geologici. Qui non si vede benissimo perché è un montaggio che ho fatto io. Questa è una carta regionale della suscettibilità al dissesto, cioè la potenzialità che ha questo territorio di essere sensibile ad eventuali dissesti. Guardandola un pochettino, avendo l'occasione di guardare le carte originali, si può vedere che le porzioni di territorio, diciamo così, classificate a suscettibilità bassa e attraversate da quest'opera, sono molto poche. Quindi questo è un altro indicatore, un'altra cartina che indica quanto è fragile il territorio attraversato da quest'opera. E queste sono le rocce verdi. Qui non è stata riportata la gronda, perché ho voluto proprio rappresentare come senza alterazione la carta regionale. Come potete vedere, solo qui in giallo sono rocce un pochettino meno verdi, cioè su questo versante appena noi sostanzialmente siamo qua, entriamo qua e facciamo tutto questo giro un po' più a nord di come l'ho disegnato io. Il resto, come potete vedere, sono tutte rocce verdi, cioè rocce che possono avere un forte contenuto di amianto. Qualchedun altro ha detto, qualcheduno veramente in consiglio comunale, un assessore l'aveva preso per tufo. Come potete vedere, non è tufo, ok? E ha anche detto che anche a Vesima le spiagge sono fatte tutte di roccia verde. È vero, non tutte le rocce verdi sono pericolose, ma difatti il problema è quando si incontrano i banconi di fibra amiantifera, e qui ce n'è parecchio. Difatti c'è una stima, di cui ne parlerà poi più avanti Mauro Solari. Si parlava di quanto? Mauro, quanti metri cubi di... Sono 18 milioni di tonnellate. 18 milioni? Sì, la metà, 9 milioni di tonnellate di metri cubi. 9 milioni circa di metri cubi sono in fibra amiantifera, con i relativi costi di smaltimento, perché un conto è inviare a discarica della roccia verde, diciamo così, un conto della fibra amiantifera. Come avviene il trasporto? Tutto lo smarino che esce dalla talpa, dalla galleria, a Bolzaneto, perché viene comunque tutto portato a Bolzaneto,
Viene smaltito attraverso questo slaridotto. Lo slaridotto è sostanzialmente una tubazione di mandata alimentata ad acqua, in cui viene diluito il fango per essere pompabile e trasportabile lungo tutto il tracciato del Polcevera fino all'aeroporto. Ci sono delle stazioni di pompaggio intermedie, e tutto su piloni in alveo del Polcevera ogni 12 metri. Tenete conto, è stato studiato e calcolato come opera provvisoria. Secondo la legislazione italiana, un'opera è provvisoria se non dura più di 8 anni. Qui siamo ai limiti, perché ripeto, 8-10 anni siamo già oltre quindi la struttura provvisoria. Se ci sono ritardi, siamo già oltre la struttura provvisoria. Quindi questa dovrebbe essere comunque, a prescindere, un'opera che dovrebbe meritare un approccio un pochettino più consono. L'altezza media dello slaridotto è di circa 5,5 metri per 3,60 metri, sono 9 chilometri. Partenza del cantiere di Bolzaneto, il presidio del C14, zona metro, no? Quindi, fino ad arrivare a Cornigliano, con un percorso interamente in alveo. Qui lo vediamo in sezione. Un altro aspetto critico di quest'opera è che è stata, dal punto di vista idraulico, è stato studiato come se tutta la sequenza di pali che lo sostengono è stato studiato come se fosse un muro dritto. Ora, dal punto di vista idraulico, però, avere un palo ogni 12 metri è una cosa completamente differente, perché si generano degli effetti di vortice e problematiche legate a urti. In caso di piena, giù per il Polcevera, ma in qualsiasi torrente ovviamente, può venire giù una macchina, può venire giù un container, può venire giù un albero, può venire giù qualunque cosa che potrebbe urtare il palo. Cosa succede se qualcosa urta uno di questi pali? Cosa succede con gli effetti di vortice dovuti alla corrente intorno al palo? Questa cosa non è stata approfondita, o almeno non è stata approfondita nel progetto definitivo soggetto a pareri. Questo è quello che vediamo, che è il Polcevera quando piove tanto, no? Questa qua addirittura è quella del 70. Mettiamo insieme, quindi nel Polcevera mettiamo insieme il restringimento per la movimentazione della talpa e lo slaridotto. Ripeto, un minimo principio di precauzione forse suggerirebbe valutazioni più appropriate. Tutto il terreno serve ad andare a riempire parzialmente il canale di calma in aeroporto. Tralascio, perché ripeto, mi piace di più focalizzare su, lasciare anche più spazio per i problemi che sono della valle. Comunque, questo riempimento è stato fatto per allargare la corsia di, il franco di sicurezza lateralmente all'aeroporto, ok? La cosa strana è che poi, sempre a fianco, sorge invece una collinetta artificiale di altezza tra i 3 e i 4 metri, che va a contraddire l'effetto di, diciamo, l'utilizzo di franco di sicurezza, di via di fuga per gli aerei che eventualmente sono in difficoltà, che invece di trovarsi uno spazio libero si trovano una collinetta. Questo appunto per riempire per smaltire lo smarino e riempire parzialmente il canale di calma. Qui abbiamo un po' di fotosimulazioni, di nuovo, questa invece è appunto la vesima prima, vesima dopo, e qui Voltri prima. Non che non ci sia niente oltre, ma questo non è la scusa per aggiungere, cioè, no? Il parco della Duchessa di Galliera lo prende in pieno. Questo difatti è stato un motivo molto di critiche molto forti da parte della soprintendenza. Val Varenna prima e dopo, qui addirittura proprio c'è una diga. Lo svincolo di Genova Est, la Val Torbella, prima, dopo. Ok, io sostanzialmente ho finito. Questo per ricordare appunto un pochettino che cos'è il progetto
il progetto attuale di ASPI per la Gronda e quali sono sostanzialmente gli effetti sulla valle. Grazie. Ritorniamo in postazione prima di passare la parola all'ingegnere Mauro Solari, che ci racconta invece dal punto di vista tecnico come si svilupperà la Genovina, quindi con tutti gli interventi previsti. Mi riallaccio brevemente al discorso che ha fatto Stefano prima del problema del dissesto idrogeologico, perché abbiamo quattro torrenti, ri, chiamateli come volete, che sono stati interessati tutti e quattro delle alluvioni. Il Chiaravagna dall'alluvione del 2010 con un morto, il Varenna con l'alluvione del 93 con due morti che, se non erro, erano i coniugi Paparella, che furono spazzati via con la loro casa che era proprio a fianco a quello che è un normalmente rio, ma che stravolse l'intera vallata. Io c'ero perché all'epoca lavoravo per Telecittà e c'erano dei massi che erano grandi come metà di questo salone dove ci troviamo adesso, quindi pensate quanta possa essere forte la potenza dell'acqua. C'è il Rio San Pietro, anche quello fece un morto all'alluvione del 1993, era il dottor D'Apelo che venne trovato con la sua macchina sotto il rio che viene interrato. Questo è un altro grosso problema che ha Genova, di tutti i rinterrati. Ricordiamo, per fare un esempio qua vicinissimo, il Rio Maltempo, che nell'alluvione del 1970 scoperchiò tutta la via sottostante, perché il Rio Maltempo praticamente viene interrato da via Piombelli al civico 21, se non erro, e passa sotto la strada fino a sbucare nel Polcevera. Pensate cosa può succedere ancora adesso in caso di forti piogge, visto tutta la vegetazione che c'è dentro. Per ultimo, il Leira, perché a Aspi ha sbagliato, ha scritto Leiro, in realtà il torrente si chiama Leira, che solamente nell'alluvione del 1970 provocò 13 morti, solo a Voltri, dei 44 di quella terribile e catastrofica alluvione. Scusate questo inciso, ma ci tenevo a farlo, perché sicuramente non dobbiamo dimenticare la potenza di questi ri, di questi torrenti, che spesso vediamo secchi, come adesso stiamo vedendo il Polcevera, ma che quando si gonfiano poi sono pericolosissimi. Torniamo invece velocissimamente alla Genovina e andiamo a vedere quali sarebbero gli interventi previsti per questa alternativa, per questa gronda a mare, come molti l'hanno chiamata. Mauro Solari adesso ci racconta tutto per bene. Grazie Mauro. Scusate. Eccoci. Per mettere controllo L. No. Ok. Sì, buongiorno. Vediamo quelli che sono, intanto una premessa, una delle obiezioni che ci viene fatta, chi fa delle proposte alternative alla Gronda, è che ormai questo è stato ampiamente dibattuto, c'è stata una valutazione di impatto ambientale relativa alla Gronda, c'è stato un dibattito pubblico e che quindi in qualche modo i temi sono stati tutti sviscerati. Chi ha partecipato al dibattito pubblico si ricorderà come le alternative in realtà considerate erano soltanto autostradali, cioè non fu possibile dibattere alternative che non fossero delle autostrade, ma tipo le strade interne. Non si tenne conto della possibilità che una parte delle merci, come speriamo, passi su ferro. Non si tenne conto del fatto che era già prevista la realizzazione della strada a mare, che di lì a poco fu realizzata, e per fortuna che abbiamo avuto la Guido Rossa, che in qualche modo ha salvato Genova, perché senza la Guido Rossa penso che la situazione è stata drammatica, ma sarebbe stata ancora peggio.
La valutazione di impatto ambientale è uno strumento che, esaminando tutti gli aspetti, sia ambientali, sociali, economici, dovrebbe fornire uno strumento alla politica per scegliere in maniera razionale, sulla base di, appunto, valutazioni tipo tecnico. Quindi la parola ultima ovviamente spetta alla politica, ma questa dovrebbe farlo su base, appunto, motivata. Questa qui è la delibera di approvazione, che non riuscite a leggere ovviamente, di approvazione della via sulla Gronda, delibera regionale. In una parte che si vede questa qua, l'ho ingrandita e si dice questo: le lacune dello studio di impatto ambientale non consentono allo stato attuale di valutare compiutamente gli impatti ambientali sui comparti aria, rumore, biodiversità, suolo, sottosuolo, carsismo. Quindi la Gronda viene approvata, ma senza poter valutare questi impatti, cioè praticamente quasi tutti, diciamo pure. E allora capite come questa valutazione in realtà fosse inficiata da una scelta politica pregressa. Perché? Perché la legge obiettivo, che sapete è stata approvata nel 2002, prevedeva che le opere dichiarate strategiche dal governo, evidentemente non su base tecnica, perché la base tecnica è data dalla valutazione di impatto ambientale, dovevano essere comunque realizzate e che quindi la valutazione di impatto ambientale doveva essere comunque positiva. E ovviamente questo è il risultato, anche se non si sono valutate tutta una serie di impatti molto importanti, la valutazione è andata avanti. Quindi oggi discutiamo ancora oggi di questo, proprio per questo motivo, perché all'epoca non fu fatta una valutazione di impatto ambientale seria, non fu fatto un dibattito pubblico in cui tutte le alternative potevano essere compiutamente fatte. È ovvio che sarebbe stato da discutere 15 anni fa questo tema, perché anche già 15 anni fa il tema della mobilità a Genova era drammatico, però oggi ne riparliamo e speriamo di... Quali sono le problematiche che non sono state esaminate? Ad esempio l'analisi trasportistica. Io andai a Roma nel 2013 insieme a una delegazione di tecnici a incontrare i tecnici del Ministero, dicendo: ma a noi non ci tornano l'analisi trasportistica fatta da Autostrade. E la risposta fu: ma questo tema non lo possiamo affrontare, perché comunque l'opera è stato scelto politicamente di realizzarla e quindi le analisi trasportistiche non ci interessano. In effetti potemmo discutere, se ne tennero conto, della problematica relativa all'amianto, ma non appunto del senso di quest'opera, di quello non se ne poteva discutere. Sulle altri punti ne ha già parlato prima Stefano, quindi non ci torno. Ricordavo semplicemente appunto i 540 pali messi nel letto del Polcevera, questo è il Polcevera durante una delle sue piene. Volevo, visto che riguarda strettamente questa valle, invece accennare al problema delle emissioni in atmosfera. A Bolzaneto verrà posizionato, come già ricordato, un impianto di trattamento delle rocce amiantifere che vengono estratte durante i vari scavi. Questo impianto è un impianto grosso, da 600 tonnellate ora, un impianto industriale a tutti gli effetti, anche se da un punto di vista giuridico è un cantiere, ma in realtà stiamo parlando di un impianto alto 40 metri, largo 40 per 120, ecco, cioè una cosa enorme. E loro ci dicono: per quanto attiene cantiere industriale CL13 e CL14, le emissioni non sono state prese in considerazione dal momento che la loro dotazione impiantistica è stata concepita in modo da impedire qualunque dispersione in aria delle polveri trattate. Ora, questo è semplicemente tecnicamente impossibile, cioè non si riesce un impianto di quelle dimensioni a chiuderlo in maniera stagna. Prevedono in effetti degli impianti di depolverazione, ma non ci dicono con che criterio sono stati fatti, dimensionati questi impianti. Non abbiamo
un'idea, cioè quando si fa una valutazione impattoambientale, chiunque che la legge, ovviamente avendo una certa competenza, deve essere in grado di capire la logica con cui è stato progettato l'impianto. Ecco, qui non vengono forniti gli elementi di base per capire se il dimensionamento degli impianti di depolverazione sono stati fatti correttamente oppure no. Cioè non abbiamo proprio i dati di base elementari, se non sapere. Ci sono tutta una serie di apparecchiature, questo c'è scritto, dei frantoi, che sono macchine che producono molta polvere, dei vagli, di nuovo macchine che producono molta polvere, però non sappiamo ad esempio quanto sono grandi. Manca appunto la trasparenza, che dovrebbe essere uno dei dati della valutazione impattoambientale. Viene anche detto che si usa un filtro tipo scrubber, un lavatore, sostanzialmente si spruzza dell'acqua dall'alto mentre l'aria polverosa sale. Questo tipo di depolveratori non è adatto a trattenere le fibre di amianto. Fibre di amianto hanno una dimensione sul micron, non si vedono. Questo tipo di filtri non sono idonei a battere polveri così fini. Ci vogliono altri filtri. E quindi c'è questo dubbio che in realtà le emissioni di amianto ci possano essere. Qui è dove è posizionato il cantiere, il CL14, e qua abbiamo in questa zona è il mercato ortofrutticolo. Questo qui è il viadotto Genova che si era visto prima. Quindi viene posizionato anche vicino al mercato ortofrutticolo, quindi con un problema di inquinamento sulle frutta e verdura che poi ci mangiamo. C'è anche un problema legislativo. L'Istituto Superiore di Sanità propose di abbassare il limite per considerare le rocce amiantifere come rifiuto, perché se le rocce sono considerate rifiuto ovviamente hanno un trattamento più rigoroso, si sta più attenti, mentre se non sono considerate rifiuto possono essere riutilizzate in maniera molto più semplice, quindi meno tutelante per la salute. L'Istituto Superiore di Sanità propone di abbassare di un ordine di grandezza da 1000 a 100 mg per ogni chilo la quantità di amianto presente, ma se uno legge gli atti parlamentari scopre che viene respinta questa proposta perché costerebbe troppo Terzo Valico e Gronda. Quindi si antepone gli aspetti economici a quelli che sono gli aspetti sanitari. C'è anche un problema di metodo di campionamento, qui non voglio entrare negli aspetti troppo tecnici. Il tema è: io ho una montagna di rocce, devo tirar fuori qualche grammo da portare in laboratorio. E questi grammi devono essere rappresentativi del mucchio di roba. Ci sono delle tecniche per far ciò. Esiste una normativa che è quella relativa alla bonifica dell'amianto, che è una normativa corretta. Per le rocce amiantifere si sono inventati un'altra normativa che può comportare una diluizione molto forte delle quantità, quindi anche di 10 volte. Per cui abbiamo tutta una normativa sulle rocce amiantifere che non è assolutamente tutelante per la salute. Salto il discorso inquinamento acustico, dico solo che è stato esaminato soltanto la fascia di 250 metri attorno all'autostrada, pur utilizzando loro un software estremamente rigoroso, estremamente valido, quindi potevano tranquillamente valutare anche l'inquinamento successivo. Però è stato valutato solo questa fascia qua e comunque abbiamo delle riduzioni, e questo in contrasto con la normativa, comunque delle riduzioni nel tratto più vantaggiato dalla costruzione a Gronda, che è Voltri Sestri Ponente, dove verrà proibito il traffico pesante. Anche in quel tratto lì in realtà le riduzioni di rumore sono estremamente modeste. Ed entro finalmente in quello che è il succo della nostra proposta, che segue certe linee guida, che sono: uno, cercare di spostare il più possibile il trasporto delle merci su ferrovia. Il secondo è ridurre la quantità, il traffico veicolare, perché comunque il traffico veicolare significa inquinamento acustico e atmosferico. E il terzo è di allontanare questo traffico dalle case, quindi realizzando una nuova viabilità di scorrimento che abbiamo chiamato Grondina in omaggio
no scusate, abbiamo chiamato Genovina in omaggio al Genovino d'oro, che era la moneta utilizzata dalla Repubblica di Genova di quando i nostri banchieri erano i più ricchi del mondo, ma avevano una visione molto oculata, diciamo, della spesa pubblica, e quindi badavano molto a quanti quattrini si spendevano per la Repubblica. Una viabilità che non è di come dire, implementazione dell'attuale viabilità, ma di sostituzione dell'attuale, appunto allontanando il traffico delle case. Il primo punto è trasportare le merci su ferrovia. Bisogna portare i binari in porto, perché per trasportare merci ovviamente ci vogliono quelli. Vanno collegati i binari che vanno portati in porto con i parchi ferroviari, e poi devo collegare i parchi ferroviari con le linee di valico esistenti, quindi la succursale dei Giovi, la linea per Ovada e il futuro terzo valico. Come si fa questo? Il parco di San Pier d'Arena smistamento viene collegato tramite la linea cosiddetta sommergibile. C'è un problema, che è stata costruita la Guido Rossa troppo bassa, e quindi i container cosiddetti alti, gli I-Cube, non ci passano, quindi lì andranno fatte delle modifiche. Poi c'è l'idea di formare i treni fuori muro, che sarebbe la zona di Lungomare Canepa, e poi il parco del Campasso, che è attualmente in disuso, verrebbe riutilizzato come parco polmone, cioè in modo da inviare i treni nel momento in cui c'è disponibilità di linea. Quindi i treni entrerebbero, merci entrerebbero tramite la linea sommergibile, qui dovrebbe esserci, eccolo qua, entrano con la linea sommergibile che fa questo giro qua, vengono realizzati i treni nella zona di fuorimuro e poi tramite la linea del Campasso esistente ma in disuso da molti anni si arriverebbe al parco del Campasso e di qui avviati verso le nuove, verso le destinazioni. C'è un problema, che l'attuale linea proveniente da nord, diciamo così, la linea succursale dei Giovi, quella esistente, a un certo punto incontrerà il terzo valico, e quindi succursale dei Giovi e terzo valico sono quattro binari, finiranno in due. Dopodiché avremo i treni che arrivano dal Campasso e quindi che si infilano sempre sullo stesso dei due binari. Dopodiché avremo la nuova linea che arriva dal Ponente, sono altri due binari, che confluiscono sempre nella stessa linea. Infine abbiamo la linea esistente di Ovada, un binario, e abbiamo quindi una, due, tre, quattro, cinque linee ferroviarie, quattro a due binari e una a singolo binario, che confluiscono tutto in due binari. Questo significa che la capacità di queste linee sarà estremamente ridotta, perché ovviamente se ho la confluenza devo mettere dei semafori, come se avessi realizzato delle autostrade, tre autostrade che confluiscono in una sola mettendo dei semafori, ovviamente si formano le code, e lo stesso succederà qua. Quindi questo è un tema del nodo ferroviario di Genova che anche col terzo valico non è risolto. Invece è nostro interesse di tutti ovviamente cercare di trasportare il più possibile via ferro. Comunque i treni, appunto, che arriveranno dalla linea da Milano o da Novara seguiranno questa linea qui, andranno a San Pier d'Arena smistamento, linea sommergibile, Genova Marittima, che appunto è il porto vero e proprio, e poi ritorneranno indietro al parco del Campasso e di qui di nuovo verso nord. Ci sono questi problemi, ma è importante sapere che ci sono per cercare di risolvere. In realtà si parla di pochi chilometri, ma che riguardano tutti la Val Polcevera, quindi sono tutti interventi che saranno qua in zona. Un altro punto importante, qui non riguarda tanto il trasporto su ferro ma quanto quello su gomma, è quello di prolungare la sopraelevata portuale almeno fino alla rotatoria che si trova sotto la Guido Rossa, non credo abbia un nome proprio.
Questo qui in giallo si vede poco, è il prolungamento della sopraelevata portuale. Verrà realizzato un nuovo ponte in luogo di quello del Papa, cosiddetto del Papa, in modo che i camion potranno entrare non solo dove attualmente entrano in fondo a lungomare Canepa, ma anche lato ponente. E questo è importante per cercare di ridurre il traffico all'interno della città. Questa è un'opera già finanziata col decreto Genova, già prevista dall'autorità portuale. L'unica cosa, facciamo notare, che se si fa la gronda sostanzialmente non serve, perché i camion arrivando con la gronda arriveranno su Genova Ovest, quindi avranno tutto l'interesse ad andare diritti, altrimenti dovrebbero ripercorrere un nuovo ponte, uscire a Genova aeroporto, tornare indietro sulla Guido Rossa e imboccare questa, capite che allungano i percorsi, quindi serve appunto a poco. Anche la nostra proposta tiene conto ovviamente di questo. Ridurre il traffico veicolare, questo è uno dei punti fondamentali, utilizzando ovviamente il trasporto pubblico. Innanzitutto va realizzato il famoso nodo ferroviario, opera che consente la quadruplicazione dei binari tra Voltri e Genova San Pietro d'Arena, la sestuplicazione dei binari tra Principe e Brignole, e l'obiettivo di questo progetto assolutamente da realizzare è quella di utilizzare sia la tratta litoranea da Principe fino a Voltri che la linea storica dei Giovi come traffico metropolitano, quindi un treno ogni 7 minuti. Sono previste delle nuove stazioni, sostanzialmente il raddoppio delle stazioni sulla tratta litoranea, ma vengono previste anche delle nuove stazioni in Valpolcevera. Quindi questo serve anche alla Valpolcevera. L'unico problema è che a un certo punto, sotto Quadrivio Torbella, cioè per Mena a Rivarolo, le linee storica dei Giovi si incrocia con la linea succursale dei Giovi, quella che vi dicevo prima, su cui sono confluite tutte quelle linee famose. Il progetto originale prevede il cosiddetto salto del montone, cioè di fare l'incrocio a piani sfalsati, in modo che i treni possano passare senza problemi. Però RFI ultimamente ha detto: siccome siamo in ritardo nel fare il nodo e dobbiamo risparmiare, non facciamo questo salto del montone, non facciamo questo, teniamo l'incrocio a raso. Il che significa che il trasporto qui in Valpolcevera metropolitano non si può fare, perché se teniamo conto che quell'incrocio passano tutti i treni che arrivano da Milano, da Ventimiglia e così via, è impossibile immaginare un treno ogni 7 minuti. Quindi questa è una richiesta che deve venire dal territorio molto forte, che questo punto venga risolto. Sono notizie di giornale per cui il nodo ferroviario è purtroppo fermo, doveva essere finito nel 2016, sono fallite 2 ditte che lo devono realizzare, ora hanno nominato un commissario e speriamo di vederne la fine. Questo l'ho già detto del salto del montone. E quindi l'altro punto fondamentale che noi vediamo è che vengano realizzate delle linee tranviarie. Il tram è la soluzione giusta al trasporto pubblico sulle cosiddette linee di forza, cioè su quelle linee che hanno più utenza, perché il tram è comodo, molto più degli autobus e dei filobus, ha una sede più ridotta rispetto ai filobus, quindi può passare in spazi ristretti, può avere raggi di curvatura anche abbastanza stretti, se abbiamo lo scartamento stretto, come era quello di Genova fino al 66, quando tragicamente tolsero i tram. Ha un alto costo di realizzazione, ma il costo d'esercizio è basso, per cui nella media conviene fare anche economicamente il tram. Ha una grossa facilità d'accesso per disabili e anziani, perché si può realizzare la costo molto preciso e facendo i marciapiedi un po' più alti si può avere l'entrata allo stesso livello. Quello che diciamo, sappiamo che il comune invece punta sui filobus.
che potrebbe essere la risposta immediata, perché appunto sull'immediato costano meno. Quello che è fondamentale è che queste linee di forza abbiano una sede propria, quindi che non ci sia l'interferenza col traffico privato. Deve sapere che il trasporto pubblico è privilegiato rispetto a quello privato, che non significa non farlo, proibirlo quello privato, però va privilegiato il pubblico, in modo che chi sale su un tram, su una linea di forza, su un filobus, arriva prima dell'auto. E queste sono, vabbè, le quattro linee di forza previste dal piano urbano del traffico, del piano urbano della mobilità sostenibile, scusate, grazie, che sono appunto Levante, Val Bisagno, in centro e Ponente. Per il Val Polcevera non è prevista, è previsto però, come vi dicevo, la metropolitanizzazione della linea storica dei Giovi e prolungamento fino a Rivarolo della metro. Qui, vabbè, è una possibile proposta di realizzare un parcheggio di interscambio all'uscita di Genova Ovest, perché è importante che la gente, se arriva in macchina, la molli e in città vada coi mezzi pubblici. Quello che succede a Milano: se uno arriva a Milano, c'è il parcheggio di Famagosta, scende giù al sottoterra e c'è la metropolitana. L'ultimo punto, che è quello che interessa sempre di più, è quello sulla viabilità. E noi diciamo che va allontanato il traffico dalle case, sapendo che fare più strade non è la soluzione dei problemi del traffico di una città. Questo qui è un nodo autostradale californiano. Voi sapete che in California non ci sono, in particolare a Los Angeles, non ci sono mezzi pubblici, c'è soltanto il trasporto privato. C'era, perché fino agli anni 30 c'erano i tram a Los Angeles. Poi General Motors ha, come dire, incentivato il fatto di togliere, incentivato i politici per togliere il tram e mettere soltanto il trasporto pubblico. L'hanno fatto in America, noi non l'hanno fatto nel 66. Come si vede, no, qui di strade ce n'è tante, ma comunque si blocca tutto. Allora, noi pensiamo che appunto si debba dare una risposta anche al traffico privato, ma allontanandolo, riducendolo dalle case. Questa è la situazione al 2007. Esaminiamo un attimo velocemente quali sono i trasporti. Il trasporto di attraversamento della città, parlo di autostradale, è circa... era il 19%, ma più o meno dovrebbero essere rimaste le stesse. Quindi la gronda che vedete ha questo percorso sostanzialmente elimina tutto il traffico di attraversamento della città, però rispetto al traffico veicolare in città non influisce per nulla, perché non ci sono rapporti tra gronda e città. Quindi elimina il 20% grosso modo. Gran parte invece del traffico, l'80%, è dato o da traffico interno alla città, perché l'autostrada noi la usiamo come tangenziale, oppure da traffico che ha origine o destinazione Genova. Allora, poi Alfredo sarà più chiaro con i numeri, la soluzione noi pensiamo sia quella, peraltro già prevista al piano urbano comunale, di realizzare la strada a mare, quella lì che abbiamo chiamato Genovina, da Multedo fino alla Foce. Come? Prolungando la Guido Rossa, lato ponente con un tunnel che arrivi fino a Multedo, lato levante col tunnel subportuale, peraltro già progettato, illo tempore ma mai finanziato. Si tratta appunto di un'opera prevista dal piano urbano comunale, ma che non ha al momento finanziamenti. Questa è un'ipotesi del percorso del tunnel, che con partenza appunto dalla Guido Rossa, con uno svincolo a Genova Aeroporto che finisca sulla rotatoria dell'aeroporto,
Qui vedete due linee, perché questa gialla è l'ipotesi che aveva previsto il MIT, il Ministero dei Trasporti, nella sua analisi costi-benefici, quindi di arrivare proprio a Multedo in prossimità del torrente del Varenna. Noi preferiremmo una soluzione più corta, intanto perché costa meno, ma anche da un punto di vista trasportistico ci sembra migliore di uscire all'altezza della COP, perché in questo modo anche sestresi, almeno quelli che abitano a ponente di Sestri, saranno invogliati a prendere questo tunnel, liberando, qua abbiamo via Soliman e via Puccini, che sono le strade che attualmente più trafficate di Sestri Ponente, lì la coda è permanente. Si pensa di buttare giù la stazione per portare a 4 corsie la strada, ma questo significherebbe che via Puccini diventa uguale a Lungomare Canepa, cioè diventa di nuovo un livello di inquinamento elevatissimo. Per questo noi diciamo il tunnel allontana le case e la strada via Puccini può diventare una strada a traffico locale, quindi anche una zona 30, in modo da avere meno inquinamento acustico possibile. Questa è l'uscita appunto prevista dal Ministero nella zona, questo è il campo di calcio del Multedo. Questa invece è la zona dove noi pensiamo di uscire, che è un parcheggio della COP, ne rimarrebbe comunque una zona di parcheggio abbastanza sostanziosa. In questa zona qui si potrebbe fare una grossa rotatoria in modo appunto da prevedere l'imbocco del tunnel. Questa è un'ipotesi di imbocco del tunnel dalla Guido Rossa, quindi questa qui è la Guido Rossa prima che venisse realizzato l'810, cosiddetto il collegamento all'autostrada, quindi l'imbocco sulla Guido Rossa, e questa invece è l'uscita nella zona aeroporto. Un accenno a Lungomare Canepa, perché è uno dei punti deboli, nel senso che già oggi giustamente la popolazione che vive sul Lungomare Canepa si lamenta con grandi ragioni. Noi pensiamo o che si possa ridurre a 2 corsie per senso di marcia e quindi aumentare una fascia di rispetto e inserire una barriera antirumore o un tunnel artificiale. Ho visto che il comitato ha presentato un modellino proprio con un tunnel artificiale. Si sta anche studiando invece di realizzare questo tunnel sopra la ferrovia in zona portuale, in modo che l'attuale Lungomare Canepa diventi tutta fascia di rispetto e mettere. Però questo è da valutare, si sta procedendo in tal senso. Ovviamente va completato il nodo di San Benigno e appunto, come dicevo prima, l'accesso portuale a Ponente. Il nodo di San Benigno è fondamentale per separare i flussi del traffico da nord, da quello portuale, da quello cittadino. È stato ripresentato un nuovo nodo, quello che era progettato fino a 4 mesi fa non andava bene, perché questa intersezione tra traffico cittadino e traffico portuale rimaneva. Questo qui sembrerebbe di sì, anche se devo dire che lamento la scarsa trasparenza del Comune di Genova, che non ha messo sul suo sito i disegni. Questi sono tratti da un giornale, ma se uno, meno, io l'ho cercato, non l'ho trovato nel sito, e quindi non si capisce bene come è fatto il nuovo nodo, però dovrebbe effettivamente separare. Questo è il tunnel subportuale, che appunto parte sostanzialmente dalla zona della Lanterna, arriva in piazza Cavour e poi prosegue fino alla foce, o sull'attuale sopraelevata o a raso, probabilmente è meglio. Questa invece è una proposta nuova, che non è prevista al piano urbano comunale, di realizzare un tunnel tra la zona Campi e il casello di Genova Aeroporto. Questa infrastruttura avrebbe 2 vantaggi: uno, di ridurre il traffico sulla Guido Rossa, perché uno da Campi per andare al casello ovviamente deve oggi passare sulla Guido Rossa; l'altro è quello di ridurre il traffico in via Borzoli, che sappiamo essere
come dire, molto sostanzioso, e giustamente di nuovo la popolazione locale si lamenta. Quindi questa è un'opera che invece interessa decisamente proprio la Val Polcevera. Tra l'altro, se si farà mai l'ospedale agli Erzelli, servirà anche all'ambulanza a giungere più rapidamente in zona. Questo è un confronto tra Gronda e Stradamare. Noi abbiamo, che con la Gronda abbiamo alti impatti ambientali, li abbiamo elencati prima. Stradamare ovviamente dovrà passare l'allungamento tramite valutazione di impatto ambientale, però solo regionale, non serve quella nazionale. Però tutti i problemi che abbiamo elencato prima, cioè i pali dentro il Polcevera, l'impianto a Bolzaneto, eccetera, ovviamente si eliminano. Noi siamo già sul mare, quindi se serve per il riempimento a mare, ad esempio le rocce derivanti dallo scavo, potrebbero servire per il riempimento a mare, del ribaltamento a mare della Fincantieri, siamo già in zona, siamo già lì sul mare. Il chiudere, questa è una cosa importante, il chiudere il traffico pesante tra Voltri e Genova Aeroporto implica che i camion non escono più a Genova Pegli. Sono 1500 al giorno che escono lì, che significa che quei camion inevitabilmente passeranno sull'Aurelia, cioè da Sestri Ponente, e quindi paradossalmente, completata la Gronda, a Sestri il traffico aumenterà invece che diminuire, e di mezzi pesanti, tra l'altro, attualmente che vanno a Carmagnani e Superba, ci sono ipotesi di spostarla. Ho già detto il ponte strallato, risparmiamo 43 km di galleria, in totale la Gronda è 54, però abbiamo sottratto le gallerie del raddoppio della 7, che comunque rimarrebbe, contro 9,5 km di gallerie che sono date dalla somma dei tre tunnel che proponiamo. Quindi prolungamento a Multedo, il tunnel Suportuale e il tunnel tra Campi e l'aeroporto. Il traffico autostradale intercettato con la Gronda, lo dicevo prima, era circa il 20%. Noi ipotizziamo che si raddoppi. Questa ipotesi 40% è valida al 2013, di quando fu fatto lo studio, cioè anche in questo 40% non c'è dentro il fatto che già oggi la Guido Rossa abbia sottratto traffico, addirittura oggi ne ha sottratto tragicamente il 100%, ma ovviamente già prima della caduta. Il costo della Gronda vera e propria era 3 miliardi e 650 milioni. Il costo delle nostre proposte, come somma, siamo 1.300-1.350 milioni, quindi un terzo del costo, si risparmia anche molto. Salto le ultime slide perché poi se ne parlerà appositamente. Grazie a Solari, e adesso una parte molto interessante, perché l'ingegnere Alfredo Perazzo, che è specializzato in pianificazione territoriale dei trasporti, non solo ci presenta l'analisi dei flussi di traffico di Genova, e questo studio nasce dal trasporto pubblico e si trasferisce poi al trasporto privato, ma soprattutto ci illustra una cosa che l'altra volta, quando abbiamo fatto il convegno a Sestri Ponente, mi ha affascinato molto, che è un po' quello che è la Genova che vorrei, con tanto trasporto pubblico, quindi la metropolitana prolungata in Val Polcevera, la metropolitana leggera. Vedete che ci sono molti aspetti positivi che andremo a vedere, soprattutto per quanto riguarda, ripeto, il trasporto pubblico. Alfredo, tocca a te adesso. Grazie Paolo. È sempre difficile parlare dopo Stefano e Mauro, perché sono, ogni volta che li sento parlare devo imparare qualcosa, quindi li ringrazio per l'opportunità che danno a tutti, effettivamente. Allora, io sono Alfredo Perazzo, che se ne dica, non sono ingegnere trasportista, ma sono ingegnere edile.
sono uno di quei ragazzi, che da bimbo si portavano i nonni a vedere Passaggio a Livelli, perché già da piccolo ero appassionato di trasporti e poi in un insieme strano di coincidenze mi sono ritrovato effettivamente a parlarne da qualche anno a questa parte. A 16 anni giocavo a SimCity, per intenderci, e poi niente, ho studiato ingegneria, mi sono accorto che effettivamente volevo capire come dimostrare la bontà dei sistemi di trasporto, e piano piano sono riuscito a 24 anni a capire che esistevano dei modelli che permettevano effettivamente di dimostrare come i trasporti possono essere positivi o negativi in base al confronto. Dico confronto perché il confronto è un tema fondamentale che spesso non viene utilizzato. Il confronto è fondamentale perché anche nei modelli di trasporto che adesso vi farò vedere non si possono prendere in esame i valori assoluti come se fossero perfetti. È il confronto tra i vari scenari quello che effettivamente porta a capire se un progetto è positivo o è meno positivo dell'altro. Quello di cui parlerò oggi è appunto innanzitutto una sorta di roadmap, cioè una rotta da seguire per vedere in che stato è Genova rispetto alle altre città europee. Poi soprattutto parlerò degli scenari che ho affrontato all'interno dello studio di trasporto, parlerò del trasporto pubblico, perché io nasco come ingegnere, di fatto mi sono occupato spesso di trasporto pubblico locale e poi piano piano ho imparato anche a usare i modelli sul trasporto privato, e poi i risultati e considerazioni, in cui poi seguirà ovviamente un dibattito successivo. Prima di partire vorrei anche porre un attimo l'attenzione di come è nato lo studio sulla Gronda. Cioè la Gronda autostradale è nata già negli anni Ottanta e di fatto era uno studio portato avanti da società autostrade. Quindi uno studio ovviamente privato. Rimanendo fuori da sentimentalismi vari, è uno studio che oggettivamente deve risolvere un problema, cioè quello di decongestionare la rete autostradale. Quindi Autostrada ha incaricato i suoi progettisti di fare uno studio ed è uscito fuori attraverso poi il percorso di partecipazione, sappiamo benissimo che c'erano 6 alternative eccetera, questo progetto che tuttavia ignora totalmente la rete urbana di Genova. Questo che adesso invece vi presenterò è un progetto che parte dal basso, cioè dalla rete complessiva di Genova. Qua si analizza non solo l'autostrada, ma si analizza tutta la città, ed è chiaro che i risultati che vengono fuori siano diversi, ma anche perché l'obiettivo è diverso rispetto a quello di società Autostrade per l'Italia. Infatti l'obiettivo di questo studio è proprio quello di migliorare la vita dei genovesi, perché oggettivamente la prima cosa che noi facciamo appena ci muoviamo è proprio il muoversi, usciamo di casa, ci dobbiamo spostare, e in base a come ci spostiamo e in base alla qualità di quello spostamento la nostra vita è migliore o peggiore. Faccio un esempio: prendo la macchina, sono in coda, è uno spostamento che ha una determinata qualità, oppure vado a piedi al lavoro, è ovviamente un altro tipo di qualità, oppure prendo il trasporto pubblico che è efficiente, bene, oppure non passa mai l'autobus, sono in attesa e magari piove anche. Tutte queste situazioni portano a una qualità della vita che è oggettiva. All'interno di questo studio si pensa anche come riqualificare gli spazi urbani. Tutte le cose dette precedentemente da Mauro hanno l'obiettivo effettivamente di spostare le auto, perché le auto non sono un elemento che riqualifica l'ambiente, l'auto è un elemento che serve alla persona per spostarsi, ma è un elemento che occupa lo spazio. Se al posto dell'auto ci fossero alberi, panchine, eccetera, quella è una riqualificazione effettiva. Poi, altro obiettivo è quello di individuare le opere con minori tempi di realizzazione possibili, perché purtroppo, o per fortuna, bisogna capire esattamente da che parte si sta, ma è un argomento che va analizzato, il porto da qui al 2025 aumenterà di 800.000 TEU il proprio volume, perché sarà inaugurata Calata Bettolo. Questo non è ovviamente la sede per dire se è un bene o un male, ci sono idee contrastanti che possono essere analizzate, tuttavia è necessario che l'impatto di questi 800.000 TEU sia in qualche modo evaso, dobbiamo trovare il modo per far sì che non vi sia un impatto sulla rete cittadina di questi camion che andranno in porto, perché l'altro tema è
il porto, così come è configurato, non potrà muoversi solo con treni, purtroppo, perché non si raggiunge la massa critica tale da creare un insieme di treni e portare le merci fuori dal porto stesso. Il porto dovrebbe essere molto più lineare, dovrebbe cubare molti più TEU, in modo tale che si trovi la massa critica per far uscire tutto su ferro e evitare ai camion di fare la spola, che avviene in questo momento, tra Voltri e San Piero d'Arena alla ricerca dei vari container. E quei camion non sono pochi, parliamo di 2000 camion al giorno che da Voltri vanno a San Piero d'Arena e viceversa. Quindi è un traffico portuale che tuttavia è all'interno della città e che va a discapito di noi cittadini. Ovviamente poi ho dovuto pensare a come aumentare la velocità media nell'ora di punta, perché il nostro problema come genovesi è quello di spostarci in macchina o con i mezzi pubblici all'interno della città nell'ora di punta. Cioè oggettivamente di notte difficilmente becchiamo coda, così come becchiamo coda difficilmente alle 3 del pomeriggio. Il problema vero della rete è proprio nelle ore di punta, cioè la mattina presto piuttosto che la sera, oppure quando escono i bambini dalle scuole. In questo caso si è anche pensato di come rendere la rete resiliente e ridondante. Cosa vuol dire? Si blocca un'infrastruttura, per assurdo crolla un ponte, verifichiamo che la città non collassi. E l'esempio lampante di questa resilienza e ridondanza è la strada Guido Rossa, che ha permesso la sopravvivenza della rete nonostante il crollo del Morandi. Pensiamo a 15 anni fa, se non fosse crollato Morandi, cosa sarebbe successo? Senza strada Guido Rossa saremmo stati tutti in via Cornigliano, ma probabilmente sarebbe stato un disastro di dimensioni ancora più gravi per la città. Inoltre ho voluto verificare effettivamente la produttività delle singole infrastrutture. Cosa vuol dire? Capire se le infrastrutture servono o meno, tutte quelle proposte e dette precedentemente dall'ingegner Solari. Allora, l'Europa cosa ci dice? Le linee guida ovviamente sono date ad un livello macro, cioè a un livello europeo, e noi progettisti, piuttosto che gli stati, piuttosto che le città, dobbiamo andare a seguire quello che ci dice l'Europa, perché la visione è data proprio dai concetti europei. Allora, innanzitutto il trasporto merci su strada dovrebbe essere ridotto del 30% entro il 2030, e questo è un tema che ci deve far riflettere. Perché noi stiamo proponendo in questo caso, stiamo parlando in questo caso di un'autostrada che ha il principale scopo di spostare merci. Cioè noi vogliamo costruire un'autostrada al netto di questo discorso del libro bianco europeo. Cioè l'alternativa non è quella di costruire un'autostrada teoricamente, è quella di spostare le merci su ferro e trovare il modo tale per far questo. Faccio un esempio. In questo momento ci sono circa 1,5 miliardi di euro che lo Stato italiano dà agli autotrasportatori. Se questo 1,5 miliardi venisse erogato in favore della ferrovia, è un concetto forte, ma chiaramente cambierebbe anche la sostenibilità dell'operazione ferroviaria rispetto alla gomma. Chiaramente nel 2050 questa percentuale dovrebbe passare addirittura al 50%, quindi si dovrebbero dimezzare i camion che effettivamente fanno le lunghe tratte dalla Spagna alla Francia all'Italia, che sono quelli poi alla fine che troviamo sempre sulla 10 o sulla 7 a Genova. Poi il secondo tema fondamentale che dice l'Europa è avvicinarsi entro il 2050 all'obiettivo zero vittime, cioè sono assurde le morti delle persone su strada, perché le persone non possono morire perché si spostano male, e questo è un tema che va ovviamente di cui ovviamente si è tenuto conto all'interno dei vari scenari. In questo momento a Genova spendiamo all'anno circa 250 milioni di euro sul sistema sanitario regionale. È una spesa assolutamente folle. Pensiamo solo di dimezzare questa quota e pensiamo solo di spendere 100 milioni all'anno in riqualificazioni urbane. Chiaramente la città cambierebbe nel giro di pochissimo tempo. È chiaro che quindi è facilmente dimostrabile che la mobilità ha un impatto forte sia sulle spese ma anche proprio sulla città stessa e anche sui cittadini. A seconda di come ci muoviamo e di come programmiamo la mobilità, noi andiamo ad agire o meno sulla popolazione. Ecco quindi che attraverso queste immagini degli architetti danesi hanno dimostrato, hanno praticamente raccontato la storia di 150 anni di mobilità attraverso delle righe. Delle righe che ci dicono, ad esempio, prendiamo il 1900, le strade, queste righe rappresentano le strade, erano ad uso esclusivo dei pedoni e delle biciclette e dei cavalli.
Poi sono arrivati i tram, proprio nel 1900, che andavano all'interno della città. Nel 1920 entra in gioco l'automobile, però si nota come la bicicletta, il pedone, il tram, ovvero il trasporto pubblico, sono effettivamente i padroni della strada e c'è l'auto che deve schivare le altre componenti di trasporto. Dal 1950 potete notare come l'auto ha una riga dritta perché diventa effettivamente padrona della strada, mentre il pedone scende sul livello dell'auto, cioè della strada, di quell'asse stradale che è effettivamente occupato prevalentemente dall'auto, o addirittura abbiamo dei sottopassi per evitare che il pedone vada a diminuire i flussi dell'automobili, e il trasporto pubblico deve cercarsi le persone attraverso percorsi arzigogolati che oggettivamente portano a una perdita di produttività del sistema. In quanto alle biciclette, vabbè, l'esempio è via 20 settembre, dove la pista ciclabile finisce nel nulla. Ecco, quello è un altro tema, perché dove vogliamo arrivare come mobilità cittadina? Genova era questa. Da quando si è levato il tram, tutti in auto, tutti in bus, la gomma non è stata così efficace nel trasportare le persone e abbiamo dovuto trovare un altro livello. L'altro livello è la sopraelevata, che se vi ricordate doveva andare da Voltri alla Foce. Poi, per fortuna, lo dico da pugliese, si è fermata a Semperdarena. E però è rimasto irrisolto il tema di come spostarsi da Voltri a Semperdarena se non nelle vie che sono vissute dalle persone, cioè via Merano, via Puccini, insomma quelle di cui ha parlato l'ingegner Solari precedentemente. Tutto il flusso di attraversamento oggi è o solo autostrada, perché non ci sono alternative, e quindi c'è il pegliese o il voltrese che per andare in centro di solito prende l'autostrada, oppure sulle vie cittadine. La visione dagli anni Ottanta è cominciata a cambiare, si è detto no, ok, abbiamo bisogno di un mezzo di trasporto pubblico per far sì che effettivamente dreni il traffico, perché è normale, se il trasporto pubblico va male le persone prendono il trasporto privato, se il trasporto pubblico è efficiente le persone tendono a muoversi invece in maniera un po' più sostenibile col trasporto pubblico. Quindi il 10 che andava da Caricamento a Rivarolo percorre l'ultima volta la galleria di Brin di Negro e ci nascono le progettazioni per un trasporto pubblico efficiente. Ce n'erano ovviamente prima, ce n'erano, sono state tantissime, dall'intermetro genovese ad altre. Questo era il progetto che doveva partire all'inizio degli anni Ottanta, cioè una linea tranviaria che in alcuni parti, ad esempio nel centro città, andava nel sottosuolo, ripercorrendo tra l'altro il percorso dell'attuale metropolitana. Però nell'85 i fondi erano stanziati per realizzare nuove metropolitane, c'era un bando italiano e quindi anziché fare una tranvia che sarebbe costata in circa un miliardo e cento milioni attualizzati, ha dato il là ad una metropolitana da Brin a Brignole, quindi di fatto questo ramo centrale senza la riva Semperdarena, senza l'essere andato alla Foce o in Val Bisagno, che è costato esattamente un miliardo, quindi nel senso probabilmente la tecnologia scelta non è stata quella giusta. Perché? Perché siamo dovuti rimanere nel sottosuolo e quando si rimane nel sottosuolo purtroppo l'operazione costa. Quindi si è inaugurata la metropolitana. Cos'è successo negli ultimi 10 anni di trasporto pubblico? I fondi con la crisi del 2008 verso le aziende di trasporto pubblico sono diminuite, quindi non è colpa di MT se il servizio è stato tagliato in maniera prepotente. Tuttavia, tagliando il servizio, ovviamente la popolazione ha deciso di prendere meno trasporto pubblico e vediamo ad esempio questa linea blu che sono i chilometri effettuati dalle linee MT e questa arancione che sono le persone che prendono il trasporto pubblico locale. Nel mentre c'è una linea grigia, che sono i motorini immatricolati in città, che crescono. Quindi il trasporto pubblico decresce, nel mentre il trasporto privato cresce. E qui ci troviamo nei giorni nostri, dove il trasporto pubblico piano piano si sta riprendendo perché ci sono sempre più fondi, ma la popolazione ormai c'ha il motorino, ormai c'ha l'auto, ormai è abituata in una maniera di muoversi diversa. E quindi non è facile recuperare quella domanda che si è persa. Bisogna dare un impulso forte. Bisogna anche dire un'altra cosa, nel mentre la città ha perso abitanti, perché parliamo di 30.000 abitanti meno, anzi c'è chi dice ovviamente di più.
Pertanto si può considerare che effettivamente l'ultima immagine paradigmatica di dove si vuole arrivare potrebbe essere questa, nel senso un trasporto su, di forza prevalentemente su ferro con corsie dedicate all'interno delle strade urbane, le auto che non devono essere demonizzate ma devono essere un contorno di trasporto alle aree urbane e non devono essere in ogni via e presenti ovunque, e poi dare anche adito a queste, alle biciclette piuttosto che alla mobilità dolce che effettivamente è rappresentata dai pedoni. Esempio la tranvia di Firenze, che non so se siete stati ultimamente a Firenze, nell'arco di 20 anni ha cambiato totalmente la città. Altro esempio è Times Square a New York, sono bastate delle transenne da un giorno all'altro per dimostrare come i taxi avevano la stessa velocità commerciale sia che ci fosse aperta questa strada sia che non fosse aperta, e oggi Times Square è semplicemente una delle piazze più frequentate al mondo, e la riqualificazione americana possiamo notare come sia abbastanza brutale, nel senso un po' di vernice rossa messa per terra e qualche ombrellone messo in strada, costo zero ma risultato massimo. Anche questa può essere riqualificazione. Noi a Genova avevamo questa situazione in Piazza Dante e oggi la nostra riqualificazione è questa. Forse possiamo fare meglio. Allora, scenari e proposte progettuali. Veniamo a noi. Oggi Genova ha una configurazione di questo tipo. Il crollo del Ponte Morandi ha portato a un insieme di nuove opere infrastrutturali, come ad esempio l'810, che sono fondamentali per la viabilità urbana, ha portato all'apertura della strada del Papa dopo anni e anni di pensieri, ha portato alla progettazione della rampa di connessione tra la Guido Rossa e Lungo Polcevera, che permetterà di smistare tutte le auto che oggi sono su questa cosiddetta gronda bassa, ovvero da lungomare, questa strada che da lungomare va alla Guido Rossa, e si innescherebbe direttamente su via Perlasca. Questa è importante perché oggettivamente si scaricherebbe totalmente via Cornigliano, via Cantore, insomma vie che sono effettivamente vissute dalla popolazione. Oltre Cornigliano però questo non è stato pensato. Da Cornigliano a Pegli ma anche a Voltri abbiamo comunque un'Aurelia che ha un ruolo predominante nello spostamento urbano e non c'è un raddoppio effettivo in questo ambito. Tutto il traffico è destinato sulla 10. Come è effettivamente sempre avvenuto, cioè il pegliese deve andare sulla 10 per raggiungere il centro. Ho optato per diversi scenari, sono passato a studiare la rete al 2030, perché? Perché ovviamente ho dovuto tener conto della crescita della città, se mai ci sarà. Non ho tenuto conto dell'eventuale decrescita, perché Genova purtroppo nasce anche in city, cioè una città che sta perdendo popolazione. Chiaramente perde anche macchine e lo dimostrano i dati ISCAT che vedono un diminuire dei flussi sulla 10 anno dopo anno. Tuttavia dobbiamo tenere conto delle movimentazioni portuali, come ho detto all'inizio. Il porto cresce, il porto cittadino cresce, pertanto dobbiamo far sì che ci siano delle opere tali da non peggiorare la condizione dello spostamento cittadino. Le opere presentate al 2030 in questo scenario sono innanzitutto il prolungamento della Guido Rossa fino a Multedo. Questa è un'opera necessaria perché, come detto dall'ingegnere Solari, permette di togliere il traffico, ma proprio di toglierlo, da via Merano, via Puccini e quindi riqualificare tutta la parte sestrese, così come è fatto con via Cornigliano, o meglio, come si sta per fare in via Cornigliano. L'altra opera fondamentale è il tunnel sul Portuale. Il tunnel sul Portuale è importante perché è un'opera impattante, quindi non è un'opera che io amo particolarmente da un punto di vista progettuale, però dà l'opportunità di inserire all'interno di quest'opera i camion che oggi invece sono sull'arcata cittadina. Faccio un esempio, via Addua, via Gramsci, via Milano, sono percorsi da camion, dalle autogru di Vernazza piuttosto che dai mezzi pesanti. Serve un'opera per levare questi mezzi da zone che oggettivamente sono la connessione naturale tra il porto antico e i vicoli. È lì che dobbiamo levare lo spazio, il traffico, non dalla sopraelevata probabilmente, perché la riqualificazione passa proprio attraverso quell'arcata che permetterebbe la comunicazione diretta proprio tra il porto antico e i vicoli.
L'altra opera fondamentale è il tunnel tra il casello dell'aeroporto, dell'uscita del casello dell'aeroporto A10 e Genova Campi. Questo è importante perché innanzitutto si darebbe una seconda variabile all'interno della Val Polcevera per l'entrata in autostrada, in quanto oggi tutta la Val Polcevera dipende dal casello di Bolzaneto, che come notiamo tutti è totalmente congestionato nelle ore di punta. Quindi questo aprirebbe un nuovo scenario e permetterebbe di distribuire i flussi in maniera ottimale all'interno della Val Polcevera. Soprattutto poi permetterebbe di far sì che via Borzoli fosse totalmente abbandonata da tutti i mezzi pesanti. E questa è un'altra opera di riqualificazione. Ultimo, ma non ultimo, è il raddoppio della 7. Perché si è voluto lasciare il raddoppio della 7? Anche in questo caso è un'opera che fa parte del progetto Gronda globale. È un'opera che si sarebbe potuto fare meglio e sicuramente Sessarego dimostrerà dopo che ci sono altre ipotesi per il raddoppio della 7. Però a seconda di quello che succederà da qui al 2025 con l'aumento dei TEU, Genova dovrà essere pronta in qualche modo ad abbattere questa botta che arriverà dai camion che purtroppo aumenteranno nell'ambito portuale. Pertanto qui c'è già una progettazione e anche se costa di più rispetto ad altre ipotesi, è una ipotesi che potrebbe essere pronta proprio entro il 2025. Altri progetti ovviamente andrebbero su via, andrebbero a inoltrare, quindi anche se più efficienti probabilmente andrebbero a essere un po' in contrasto con le tempistiche che sono purtroppo urgenti. Si può fare comunque meglio e si apre poi il tema del il porto deve svilupparsi veramente in questa maniera. Scenario B, secondo scenario di confronto, è la Gronda di Ponente, ovvero quello che è stato spiegato precedentemente dagli ingegneri Camisasso e Solari. Tutto quel progetto è rappresentato all'interno dello scenario di traffico ed ha dei coefficienti di rete che, non so se avete notato quelli precedenti, sono un po' peggiori. Cioè la velocità media della rete, cioè quella totale, aumenta ovviamente. Abbiamo una nuova strada, molto molto, cioè 50 km di rete in più, ovviamente la velocità aumenta. Però la velocità media urbana va a peggiorare perché purtroppo i mezzi pesanti, come detto precedentemente, sono sulla rete urbana. Quindi aumentando i mezzi pesanti peggiora il traffico e nonostante ci sia la Gronda, all'interno della città noi genovesi saremo effettivamente penalizzati perché non ci saranno nuove opere per noi. C'è una nuova opera autostradale ma non c'è una nuova opera cittadina. Dopodiché velocità media autostrada ovviamente aumenta quasi del 20%, quindi da questo punto di vista la Gronda serve, però è chiaro, l'obiettivo della Gronda era proprio quello di migliorare l'autostrada, il nodo autostradale, non di quello di migliorare la rete urbana. L'alternativa alla Gronda può essere lo scenario precedentemente descritto con le opere, il prolungamento Guido Rossa, il tunnel tra di Campi, piuttosto che il tunnel sul portuale. Con questa alternativa che è oggettivamente impattante, che io non amo particolarmente, ma comunque è un'alternativa che da un punto di vista dei coefficienti di reti dà un impulso molto più forte e soprattutto è lunga 4 km contro i 50 dell'altra opera. È chiaro, si scava sotto al mare, è più difficile e i costi di manutenzione sono più alti, ma un conto è gestire 35 km di gallerie all'interno delle falde del ponente, un conto è gestire 4 km di tunnel. È chiaro che costa meno la manutenzione di quest'opera, è chiaro che costa meno la realizzazione di questo anello mancante tra Voltri e aeroporto. Tuttavia si è preso poi lo scenario che dava i migliori risultati in termini di costo-beneficio, che è lo scenario A, e adesso è stato applicato un insieme di scenari di trasporto pubblico. Infatti qua possiamo notare come infrastrutture urbane presenti nello scenario iniziale siano molto più performanti in termini di coefficienti rispetto al progetto Gronda, e il costo di cui io personalmente io preferisco spendere di più in modo tale che ci siano più benefici, però in questo caso spendendo meno abbiamo più benefici rispetto a spendere di più. Buttando il trasporto, questo schema di trasporto pubblico all'interno dello scenario 2030A abbiamo un risultato inaspettato, ovvero che lo scenario
è molto più performante rispetto che a spendere altri 2 miliardi di euro per realizzare quel tunnel subportuale tra Voltri e aeroporto. Quindi il trasporto pubblico è un elemento fondamentale all'interno di questo modello di rete. Si parla della Palpocevera, assolutamente sì. Per me è fondamentale che la linea dei Giovi venga trasformata in metropolitana, con molte più stazioni. Faccio un esempio, Mercati Generali, all'uscita di Genova Bolzaneto, dove potrebbe sorgere anche un parcheggio di scambio, ovvero le macchine escono a Bolzaneto, arrivano in un parcheggio di scambio, prendono la metropolitana e arrivano in centro in 20 minuti. Quello è lo schema simile a quello che vediamo ad esempio a Milano, piuttosto che nelle grandi metropoli europee. Oppure la possibilità di portare la metropolitana leggera, quella che oggi arriva a Brin e che si sta prolungando a Canepari, fino non solo a Pallavicini, ma addirittura a Miralanza. Perché il terzo valico permette di liberare alcuni binari e quei binari possono essere sfruttati per arrivare a Miralanza e metterci dentro un altro parcheggio di scambio per tutta la cittadinanza di Certosa, di Rivarolo, della Bassa Bolzaneto. Anche in quel caso si potrebbe fare un parcheggio di scambio e portare le persone in centro con la metropolitana leggera attuale. Per quanto riguarda il Ponente, anche in questo caso, col quadruplicamento della ferrovia, la ferrovia Voltri Terralba potrebbe diventare una metropolitana con molte più fermate, quindi molti punti d'accesso in più rispetto agli attuali. Esempio: Palmaro, Pellilido, Multedo, Aeroporto, San Giovanni d'Acri. Cosa c'è di positivo in questo? Per quanto riguarda la Valpolcevera, non so se vedete la stazione Forni, questa. È la stazione che è stata integrata all'interno del progetto che ha vinto il concorso 2 giorni fa del sottoponte Polcevera. È un progetto che personalmente mi vede emotivamente coinvolto, in quanto in parte ci ho partecipato e insomma vincerlo è stato molto interessante. È un progetto particolare che però oggettivamente riqualifica effettivamente il sottoponte e dà anche un concetto di monumentalità a quella che è un'area che oggettivamente oggi era abbastanza una borderline rispetto al vissuto genovese, e quindi inserire lì un parco con un insieme di distribuzioni pedonali come quelle previste dall'anello è assolutamente un'ottica interessante. Si può fare meglio? Forse sì, possiamo pensare ad altre opere, però nel senso è un percorso che secondo me possiamo poi analizzare. Scusate la divagazione, guardiamo questo coefficiente, guardate in alto queste macchinine ci dicono quanto più performanti siano le opere di trasporto pubblico all'interno di questo quadro. Faccio un esempio: la metro Rivarolo Terralba è quella che per milione di euro porta meno passeggeri dal trasporto privato al trasporto pubblico, quindi è un'opera che è importante ma non è fondamentale in prima battuta, mentre invece le tre opere tranviarie, che purtroppo non sono state inserite nel PUMS, sono fondamentali. Guardiamo ad esempio cosa porterebbe in termini di autolevate per milioni di euro speso, cioè 139, da Marassi ad aeroporto. Se ci fosse una tranvia da Marassi, Galileo Ferraris per intenderci, proprio all'aeroporto passando per il centro, tantissime persone abbandonerebbero il trasporto privato per la tranvia. Lo stesso succederebbe tra Molasane e Brignole, anche se in misura molto ridotta. Lo stesso succederebbe tra Nervi e Brignole, anche se in misura ovviamente ridotta rispetto alla linea forte che è proprio quella tra Marassi e aeroporto. Tra Voltri e Terralba la metropolitana porterebbe per milioni di euro speso tantissimi benefici, dato che ci sono 110 auto elevate per milione di euro speso, quindi parliamo di molte auto. E lo stesso tra Ponte Decimo e Semperdarena, in quanto molte persone della Valpolcevera preferirebbero il sistema di trasporto pubblico. Chiaramente non è una preferenza soggettiva, ma è una preferenza di analisi statistica. Tutto questo costerebbe 1 miliardo e 300 milioni, però se paragonato ai 3 miliardi spesi precedentemente per il trasporto privato, comunque parliamo di cifre piccole. Se parliamo dei 4 miliardi e 8 della Gronda, siamo comunque facciamo capire che investire nel trasporto pubblico è effettivamente la direzione in cui andare, perché con un investimento minimo abbiamo una massima resa in termini di sostenibilità. Mettendo insieme tutto questo scenario costruito dall'ipotesi iniziale, che era quella vincente, con il trasporto pubblico, abbiamo effettivamente i coefficienti migliori. Parliamo quindi dei risultati. Allora, autostrada, se si facesse
Il primo scenario, l'autostrada ovviamente ne beneficerebbe, ma solo in parte, in quanto il beneficio dell'autostrada è derivato A, dal raddoppio della 7, B, dal fatto che i pegliesi non andrebbero più in autostrada, ma prenderebbero la nuova tangenziale verso il centro. L'autostrada in questo caso si decongestiona da Voltri in poi e quindi comunque anche il beneficio stradale è rispettato. Con la Gronda chiaramente l'autostrada è più performante, ma abbiamo una soluzione che è il 2030, quel tunnel subportuale da Voltri ad aeroporto, che effettivamente migliora molto di più l'autostrada, perché in questo caso l'autostrada si trasformerebbe in quella che è oggi la Gronda, scusate il gioco di parole, ma avrebbe, sarebbe effettivamente la bretella di scavalco della città, ovvero l'autostrada torna a fare l'autostrada e non è più una tangenziale, perché abbiamo inserito delle opere cittadine che effettivamente drenano il flusso automobilistico cittadino, che possiamo notare è quello principale. Poi abbiamo invece l'ipotesi che secondo me è quella che dà più positività, ovvero la rete autostradale è equilibrata grazie alla rete iniziale più il l'influenza del trasporto pubblico che toglie veicoli alla rete. Togliendo veicoli alla rete chiaramente la velocità commerciale aumenta. Guardiamo ad esempio i flussi sulle strade urbane. Banalmente potete vedere il rosso, che è negativo della Gronda, scusate, con il verde della soluzione ottimale, cioè questa. Lo stesso vale per le strade interquartiere, un verde molto acceso, quindi cose molto positive per quanto riguarda la soluzione ottimale col trasporto pubblico. Con la Gronda oggettivamente i benefici sono ridotti al minimo. Questo è il confronto che viene fuori da tutti gli scenari, cioè in verde abbiamo dove abbiamo meno macchine con lo scenario desiderata, in rosso dove abbiamo più macchine. Dov'è che abbiamo più macchine? Nel tunnel subportuale, in questo bypass di Campi, in questo prolungamento della Guido Rossa e soprattutto abbiamo un po' più di macchine nell'autostrada 10 tra Voltri e Pegli, ma non è un problema perché l'autostrada tra Voltri e Pegli non è congestionata così tanto da portare al collasso come avviene dopo Pegli. Inoltre, se notate invece il verde, cioè le cose positive di questo progetto, è che liberiamo dalle auto tutti questi quartieri, cioè tutta Sestri, tutta Cornigliano e gran parte di San Pier d'Arena. Guardate via Cantore com'è più scarica. Soprattutto possiamo notare i benefici sull'arcata del Porto Antico. Praticamente tutte le macchine si spostano sul tunnel subportuale, ovviamente, perché è più collegato verso il centro, cioè verso il ponente. E questo è il beneficio di cui si parlava subito. Migliorare la qualità urbana grazie allo ad aver levato le auto. Questo è invece lo schema del PUMS, il piano urbano della mobilità sostenibile, che è stato accettato dalla città metropolitana circa 3 mesi fa. Cosa prevede il PUMS? Il PUMS prevede non ha effettivamente studiato quelle che sono le linee ferroviarie, purtroppo. Cioè nel PUMS non si dice si dovrà fare una metropolitana tra Volte e Terralba o una metropolitana tra Ponte Decimo e San Pier d'Arena. Questo è un limite molto grosso, perché un PUMS è uno strumento che sta sopra vari livelli e che dovrebbe dare la visione per i prossimi 10 anni di città. Tuttavia nel PUMS si dice sia la Gronda, non si parla di opere nuove per il ponente, quindi non si parla di tangenziale, di prolungamento di Guido Rossa, non si parla purtroppo dell'opera di collegamento tra Campi e aeroporto, non si parla del tunnel subportuale, si parla solo di filobus. Il filobus rispetto al tram è limitante, perché ovviamente non ha un impatto così forte sulla popolazione. Ovviamente il filobus può andare anche in promiscuo, il tram difficilmente va in promiscuo. Comunque la sommatoria di tutte queste opere con il prolungamento della metropolitana San Pier d'Arena, che sarebbe un raddoppio del filobus e lo stesso avverrebbe con lo Skytram, che tra l'altro sarebbe una monorotaia in Val Bisagno, ma sarebbe un doppione della linea filoviaria sottostante, costerebbe il tutto 6 miliardi di euro contro i 4 miliardi e mezzo precedentemente stipulati. Però mettendo a confronto i benefici derivanti dal milione di euro speso
su quante auto si levano, possiamo vedere come il trasporto pubblico nel progetto cosiddetto SUMP, ovvero la parola PUMS in SUMP sarebbe Sustainable Urban Mobility Plan, cioè piano della mobilità urbana sostenibile in inglese. Ecco, questo gioco di parole è stato abbastanza particolare. Ho dato a questo progetto il nome SUMP, è 85 veicoli contro i 22 del PUMS invece attuato dalla città metropolitana, quindi chiaramente molto più performante. Per quanto riguarda il trasporto privato abbiamo ancora più differenza, in quanto non si investe minimamente nella città. Infatti, investendo solo nella Gronda, purtroppo per ogni milione di euro investito si levano ovviamente solo 5 veicoli all'interno della città, ovviamente perché non... le persone sono con una nuova autostrada, vedono le strade libere e tendono ad andare ovviamente in macchina, e tuttavia non ci sono percorsi alternativi all'interno della città. Per quanto riguarda invece una sorta di classifica fatta sempre utilizzando questo criterio, il trasporto pubblico locale è molto importante. Le opere urbane di trasporto privato, ovvero quello del programmamento a guida rossa, eccetera, portano un vantaggio molto importante per le persone che abitano nel Ponente, nella Val Polcevera. Il tunnel sottomarino tra Volte e l'aeroporto è un'estrema ratio che si può applicare se effettivamente il porto esplode in termini di volumi e la ferrovia non compensa questa esplosione di traffico. La Gronda di Ponente è oggettivamente poco utile per la città. Chiudo con una frase di Renzo Piano, il talento ovviamente non è il mio, ma è il talento di chi ha il coraggio di mettere insieme tutte queste opere, idee, e soprattutto regala effettivamente la libertà e la forza di ribellarti. Renzo Piano è stato un architetto che è un genovese che è riuscito a imporsi a livello mondiale. È un genovese che può essere anche criticato, perché poi possiamo parlare quanto vogliamo del progetto Ponte, non è un progetto che oggettivamente dà un valore aggiunto alla città, però è un architetto che ha saputo imporsi, è una persona che ha saputo imporsi a livello mondiale, è una persona che ha rappresentato Genova, e si spera che effettivamente possano nascere tante piccole figure come Renzo Piano all'interno della città, che possano portare la città a livello mondiale, perché Genova purtroppo in questi anni è morta da un punto di vista di idee. Io ho visto tanta preoccupazione e mi rilascio al progetto che è uscito giovedì. Ho scritto un paio di post e tutti i commenti che venivano fuori da questa circle line rossa di Boeri erano tutti commenti negativi da parte della cittadinanza. Mi sono un po' preoccupato, perché sinceramente quel progetto, a mio avviso, è un progetto di carattere europeo. A Milano ne hanno fatti decine in questi anni, e Milano è oggettivamente rinata. Io vedrei magari critiche costruttive, ma dire no subito a un progetto del genere un po' mi preoccupa. E io spero che la Val Polcevera possa rinascere, così come la città tutta possa rinascere e possa trovare entusiasmo da queste nuove idee. Ben vengano i progetti internazionali, ben venga la rinascita effettiva della città. Vi ringrazio. Grazie per l'intervento puntuale, e poi potremo divagare, anche se poi il tempo non è molto, sul progetto che hai appena detto, perché taglierebbe dal mio punto di vista giornalistico, ecco, perché non sono né architetto né tantomeno ingegnere, ma taglierebbe comunque, ne parlavamo ieri sera con Federico Romeo, taglierebbe completamente il quartiere di Certosa, che ha bisogno di essere rilanciato, quindi deve essere sicuramente integrato di più con Certosa, sicuramente, perché non possiamo dimenticarci del quartiere che ha sofferto di più degli altri, e non lo dico perché ci sono nato nel quartiere lì, però è sicuramente quello che ha sofferto di più dal punto di vista non solo di chi ha perso la casa, ma soprattutto dei commercianti, della viabilità, dell'aria, di tutte le porcherie che continuiamo a respirare. Quindi su questo sicuramente potremo poi aprire un'altra tavola, magari proprio qui in municipio, per analizzare questo progetto e per far sì che Certosa diventi parte integrante di questo progetto. Rispetto invece, torniamo quindi alla Genovina, alla Gronda, a tutti gli aspetti di questa mobilità,
Rispetto all'incontro di Sestri, oggi abbiamo l'intervento di Luigi Sessarego, che è un perito e che ci illustra una proposta alternativa al raddoppio della A7. Ricordiamo che il primo pezzo della A7 ha tantissimi anni, perché fu costruito durante il ventennio fascista, un'epoca che fu costruita in 3 anni, ecco, quello dobbiamo, forse l'unico merito che hanno è che rifare un'autostrada del genere adesso in 3 anni sarebbe una pura utopia. E questa autostrada, se non erro, ha festeggiato 80 anni nel 2015, quindi è del 35. Luigi, tocca a te adesso. Grazie dell'ospitalità. Allora, io sono qui perché sentendo parlare del grondino, cioè del mantenimento della gronda del raddoppio a 7 Aspi, così come è stato progettato da Aspi, sono rimasto un po' preoccupato, perché ci sono tante cose che non quagliano, fermo restando che sono completamente d'accordo su quello che si è detto in precedenza, sul investire sul trasporto pubblico, su completare il nodo ferroviario. Aggiungo, se qua ci sono dei periti, dei politici, sarebbe anche il caso di avere i dati una volta per tutte, perché tutti questi ragionamenti, molti di questi ragionamenti, compresi quelli del MIT, sono basati su delle matrici origine e destinazione rilasciate in foto da Aspi durante il dibattito pubblico, catturate da Amilfeiz e Ruggeri nella slide che avete visto prima di Mauro, e rielaborate. Sono gli unici dati veri che abbiamo delle autostrade. A me sembra una cosa impressionante che anche il MIT, con le sue, diciamo, conclusioni, che appunto aprono a soluzioni diverse, bene, meno male, però è allucinante che non ci siano questi dati a disposizione. Appunto, riprendo la slide che avete già visto da Mauro. La mia convinzione ultima, finale del 2009, che la gronda era veramente una cosa inutile, dannosa, è stata grazie alla lettura molto interessante dello studio, non semplicissimo, ma secondo me che alla portata di chiunque, era alla portata mia, quindi era alla portata di chiunque. Lo strumento su cui su cui si è basato lo studio, e che peraltro è anche lo strumento che dovrebbe aver usato il ASPI, sono le matrici origine e destinazione che dicevo prima. Questa è proprio la foto fatta durante dal dibattito pubblico. Voi vedete che ci sono le matrici, cosa descrivono per quanto riguarda i flussi autostradali? Tutti i caselli di partenza o le direttrici, diciamo, di partenza, per esempio, non so, A26 NIR vuol dire chi arriva da Ovada, da Masone, e deve uscire al casello di destinazione o passa, diciamo, alla direttrice di uscita, no? Quindi qua abbiamo un esempio: da Genova Aeroporto a Genova Voltri noi abbiamo 1357 passaggi, da Genova Voltri a Genova Aeroporto 1408, nel senso inverso. Tengo a precisare nell'aggiornamento dei dati che questi dati purtroppo, oltre ad essere vecchi, e purtroppo non sono puntuali, perché sono dati medi anno e giorno, cioè quindi qua è un dato mediato, quindi non abbiamo il dato di punta, che è il momento della congestione. Si possono fare delle stime, ma non lo abbiamo, non lo ha neanche il MIT. Il MIT lo ha rielaborato, peraltro non ci ha detto come, quindi sarebbe interessante sapere qual è la percentuale di distribuzione che ha assegnato il MIT, che sicuramente è qualificato, sul trasporto, sull'ora di punta, diciamo, che è il momento della congestione, insomma. Questo è solo rappresentativo, non ve lo sto a spiegare. Che cos'è? Questo qua è il risultato che si può ottenere facilmente dalla elaborazione di quelle matrici. Uno si può ricavare tutti i singoli viaggi elaborandoli su un normalissimo foglio di Excel, e io qua mi sono ricostruito, quindi che cosa? I flussi per direzione all'interno dei 4 caselli, che sono i caselli centrali del nodo di Genova, quelli su cui c'è sempre stato effettivamente un po' di problema, un po' di congestione. Per esempio, diciamo, qui tra Genova Ovest e Genova Ovest, cosa insistono? I flussi che arrivano generati o da aeroporto o prima verso Genova Ovest, così come per esempio i flussi gialli che sempre da Ponente, compreso aeroporto, se ne vanno via a Bolzaneto, così come
e qua è la cosa anche questa abbastanza importante, sempre dal ponente del Genova Aeroporto se ne vadano verso Levante, Genova Est e Levante. È solo un esempio. Cosa ci restituiscono sul sunto finale di questa elaborazione? Ci restituiscono tre livelli di flusso sui tre punti principali di questo nodo, e cioè che la 7 bassa, io intendo dire 7 bassa, la 7 che è compresa tra l'intersezione col Morandi e l'intersezione di Begato, Val Torbella. Questo è il punto più, più carico, abbiamo 40-44 mila passaggi. Il secondo punto è la direzione verso Levante, che comunque abbiamo 40.000 passaggi, e invece molto più, un po' più scarica è la parte nord di A7, quindi da Bolzaneto in, verso Torbella e da Bolzaneto verso su anche. Tengo a precisare che questi qua sono flussi abbastanza simili a quelli che noi abbiamo sulla A10, e che sono quelli che appunto poi producono, hanno prodotto lo studio che avete appena sentito, e che con, diciamo, gli accorgimenti dello studio ci restituiscono che possiamo evitare di fare un raddoppio autostradale, cioè che è la gronda di Ponente. Questo è lo studio di Aspi che ha fatto in preparazione alla gronda e al momento del dibattito pubblico. Anche Aspi arriva a concludere che a 7 bassa, quella che vi ho descritto prima, che è quella più carica, è interessata, dice, in maniera anomala da dei flussi di attraversamento, perché quel tratto di A7 viene utilizzato sia per i flussi secchi nord-sud, cioè l'A7 Genova-Milano, sia per quei flussi che provenendo da Levante andando a Ponente devono comunque portarsi sul Ponte Morandi. Ovviamente questo vale anche viceversa. Infatti Autostrade per l'Italia, ripeto, usando le stesse identici dati che abbiamo in possesso noi, rubati dal WWF al dibattito pubblico, diciamo, riporta che il 50% di quei viaggi lì sono dovuti a un errore progettuale del ponte. Cioè il ponte è stato fatto aveva la mia età al ponte puntando su Genova Ovest, quando invece in realtà avrebbe dovuto puntare direttamente in Val Torbella, cioè creare una X pulita senza intervallarsi nella parte A7 bassa. Questo lo dicono anche per esempio Giorgio Cese, che è stato uno dei, diciamo, dei promotori del PUC, insomma una persona molto valida all'interno del comune di Genova, ma lo dicono anche molti altri. Questo perché appunto, ripeto, diciamo, il percorso questo qua è attraversato sia per così che così. Arriva il dibattito pubblico della gronda, non si capisce bene perché, o forse si capisce, non lo so. Si decide che, a parte che si decide che ci vuole questo raddoppio di A10, che abbiamo visto ampiamente che non ce n'è necessità, ma cosa facciamo noi? Lo portiamo su a Bolzaneto. Allora a questo punto Aspi cosa fa? Si pone il problema, giustamente, non saranno proprio dei geni, però sono sempre ingegneri, e hanno dato una risposta alla parte alta anche del raddoppio. Molte delle alternative Aspi puntavano alla gronda sul Morandi o più o meno intermedia verso Rivarolo, e quelle avevano ovviamente un adeguamento di A7 che riguardava solo l'arco tra Genova Ovest, Torbella e Genova Est, cioè questa parte qua, diciamo, non erano così ma sono sostanzialmente simili. Con lo spostamento della gronda dopo il dibattito pubblico a Bolzaneto, ovviamente bisognava rispondere a quei flussi, arrivava un'autostrada nuova a quattro corsie e qualcosa avrà pur portato, e quindi hanno risposto, diciamo, in questo modo qua. Errato. Quindi, secondo me, parlare di grondino oppure banalmente lasciare così com'è Aspi lato raddoppio A7, perché risponde, cioè, se noi diciamo non serve la gronda di Ponente, d'accordissimo, noi non avremo quei flussi che abbiamo visto prima che passano, diciamo, da Bolzaneto verso Val Torbella. Quindi è sbagliato rispondere a una mancanza della gronda di Ponente con un'infrastruttura che lì andava a prendere dei flussi che non ci saranno. In più il rischio che cos'è? Che se noi prendiamo il lotto così come è stato progettato da Aspi per rispondere alla gronda di Ponente, io ho molta paura che quando al governo magari mancano delle persone che hanno tenuto duro, diciamo, fino adesso, per cosa,
si faccia anche poi, ci sia la scusa poi per proseguire e fare un domani, magari non tra 10 anni ma tra 20, si ricomincerà a parlare di questa benedetta, maledetta Gronda di Ponente. Ma è sbagliato anche per le gravissime inefficienze della A7, cioè comunque il raddoppio A7 è stato ideato e progettato male. Allora, sì, scusate di quali errori vedo adesso, ripetito, comunque si raddoppia senza separare i flussi, quindi la scelta strategica, e questa in realtà è in tutti gli approcci su A7 che ha fatto ASPI, è quella di: io faccio un nuovo canale, cioè una nuova carreggiata per senso di marcia, in questo caso il nord, e inverto parte della vecchia infrastruttura A7, così io cosa ottengo? Sì, per carità, ottengo certamente molto più portata delle strade, ma non divido i flussi. Quindi io il problema che avevo nella parte bassa di A7, che dove ci transitavano flussi che dovevano essere su una X, mi trovo di nuovo i flussi la somma. Certo, mi ci trovo i flussi in una infrastruttura che ha 3 corsie e non più a 2, ma sono sempre flussi incrociati. Basta, se è l'ordine del giorno, un incidente, per esempio, che si blocca tutta Genova e tutti i flussi. Non sono state progettate le uscite da e per Bolzaneto, cioè passa qua, abbiamo piantato un pilone sui cavoli, sui carciofi del mercato ortofrutticolo, ma Bolzaneto non si esce dalla Gronda, neanche dal Grondino. Su svincolo Genova Est è assolutamente improbabile, vedremo perché, e gli archi stradali a sud dell'intervento, intendo dire questi, parte di questi, risulterebbero sottodimensionati, perché ASPI ha progettato questa cosa per prendere i flussi che andavano a nord. Se io li tengo a sud con opere meritorie cittadine, col TPL li escludo proprio e ben venga, è chiaro che lì rischio di avere quella parte di infrastruttura di raddoppio che è sottodimensionato. Anni di cantiere, perché l'inversione di marcia della galleria verso Genova Est, della carreggiata verso est di Torbella, della carreggiata attuale nord bassa di A7, l'eliminazione dell'elicoidale del Ponte Morandi, l'eliminazione del ramo da Bolzaneto verso Genova e altre opere, ovviamente impattano gravemente con la viabilità negli anni di infrastrutturazione di quest'opera, cioè saranno 6-7 anni almeno, e per 6-7 anni noi non usciremo dai cantieri. E poi il giro di Morogo, questo è quasi divertente se non fosse tragico. Faccio un esempio che è valido solo nel caso si faccia anche la Gronda di Ponente, che qua è ampiamente scongiurata. Il fatto di non avere l'uscita a Genova-Bolzaneto per le provenienze dalla Gronda implica che tutti i flussi che intercetterebbe la Gronda, quindi quelli che scendono dalla 26 da Masone Ovada, quelli che devono fare il salto di Genova arrivando da Ponente, qualcheduno che con un po' di buona volontà da Voltri sale verso Villa Duchessa, come si chiama, si trova qua e non può uscire a Bolzaneto. Noi facciamo questa infrastruttura per uscire a Bolzaneto, non possiamo. Come bisogna fare? Bisogna seguire le frecce. Si esce a Bolzaneto, una volta che si è sopra a Bolzaneto, si scende giù di nuovo in Val Torbella con l'infrastruttura nuova, si percorre l'ultimo tratto di A12 qua di Val Torbella, si prende il bivio, il più sfigato di tutti, verso nord per Milano, e si arriverà a uscire a Bolzaneto dall'attuale uscita di Genova di A7 direzione nord, 6 chilometri in più. Ricordo che Bolzaneto è uno dei caselli, è il secondo casello per traffico di camion. A Bolzaneto ci sono delle attività, c'è il mercato frutticolo fra tutti, ma ce ne sono tante altre. Andiamo a Morego. Il fatto di avere invertito il senso di marcia sulla 7, sui due rami a 7, impedisce ovviamente alle macchine che provengono dal Ponte Nuovo Morandi e da Genova Ovest di imboccare l'attuale autostrada a 7 che noi conosciamo verso nord, tra l'altro è anche abbastanza lineare, abbastanza semplice da fare, diciamo quella che non ha proprio problemi, e quindi a imboccare la nuova infrastruttura, che è questo ramo qua che voi vedete in rosso. Andiamo a Morego 2. Quelli che entrano a Bolzaneto direzione sud per andarsene a Levante, Est, Nervi e oltre, troveranno bloccato, come ho accennato prima, Val Torbella, perché Val Torbella avrà tutta direzione verso Ponente, perché invertita dalla concezione di ASPI. Quindi non potranno andare come conosciamo adesso, prendere la direzione di Est.
andiamo tutti a Morego 3, è chi arriva, questo è ingrandito un po' lo svincolo alto di Genova Est, quelli che arrivano da, questa, da Nervi, diciamo, devono imboccare con molto coraggio la corsia di destra, la carreggiata di destra, oppure possono sbagliare e imboccare quella di sinistra, perché le due gallerie avranno la stessa, lo stesso flusso, una però porta da una parte e una porta dall'altra. Queste cose si fanno, si sono fatte, se Autostrade l'ha fatta a sud di Firenze, Autostrade del Sole direzione nord, si può fare, è brutto farlo, se uno ha l'esperienza di passare di lì vedrà che la gente tendenzialmente comunque continua a proseguire sulla galleria di destra, perché è più umano passare di lì, ma la percorrenza che c'è prima della deviazione, quindi diciamo della separazione, quindi di dove uno dovrebbe andare a percorrere innaturalmente la galleria di sinistra, incomincia qualche chilometro prima. Qui siamo forse a 150 metri in curva, dove c'è l'uscita di Genova Est e l'entrata da Genova Est. I camion dovrebbero dividersi qua, destra e sinistra. Che cos'è questo benedetto giro di Morego? Allora, noi arriviamo da questo ramo qua rosso, che è la carreggiata nord nuova, saltiamo Bolzaneto, ci mettiamo su quel viadotto che c'è sopra il Secca, che adesso ha due corsie, Aspi l'ha previsto a tre, andiamo su, incominciamo a fare la sponda di Morego, siamo sotto all'Istituto della Tecnologia, qui Aspi ha progettato una curva che io la chiamerei quasi una curva parabolica di Lesmo, perché è una curva a una corsia, il tratto rosso e il tratto in galleria, la carreggiata qua rispetto a questa sono circa 30 metri di dislivello, ok? Io credo che qua sotto il primo camion che passa si è già ribaltato, il primo, il secondo non ci passa più, viene giù, passa di nuovo sul Secca al ritorno direzione sud, che verrà anche lui adeguato a tre corsie e finalmente potrà uscire a Genova Ovest. Tutto per non aver fatto gli svincoli a Genova Ovest e magari aver preso anche ripreso in mano un attimo lo svincolo di Bolzaneto, non aver neanche preso in mano lo svincolo di Bolzaneto. Tanto per intenderci i numeri di questo anello di Morego. Erano 20.000 le macchine che più o meno sopra Bolzaneto transitavano verso Milano, adesso sto parlando della direzione nord, diventerebbero 44.000 nella peggiore ipotesi, ma comunque almeno 40.000. In quell'anello che vi ho detto prima, nella curva parabolica di Morego, ce ne passano 16.000. Sono tanti i veicoli, non sono pochi per una corsia. Tutto inutilmente, non si capisce bene, cioè inutilmente, dovuto al fatto di non aver fatto l'infrastruttura a Bolzaneto e di aver ideato questa strada come direzione nord nuova, direzione sud della vecchia. E qui la mia proposta. Sgrondiamoci veramente in valle, la mia venuta da dire. Allora, è molto più economica, anche se facesse tutto, vedrete che in tre step costerebbe comunque il 30% in meno. Prestazioni migliori, perché avrebbe quattro corsie per senso di marcia nel tratto più congestionato, cioè quindi svincolo, cioè Ponte Morandi, Begato. Migliora l'impatto sanitario, perché comunque portare tutto il traffico est-ovest in galleria, fatto passare da Tarbella e poi mandato verso Levante e viceversa, scarica, come vedremo, del 50% il tratto basso di A7, che è abbastanza immerso nelle case, quindi almeno quel traffico io lo allontano dalle case, assolutamente diciamo nello spirito che sono state dette come linee guida del progetto che avete ascoltato. È completa, perché non si rinuncia a niente, non si rinuncia a svincoli, a uscite, voi avete la percorrenza sull'ex nodo così come la conoscete adesso e in più avremo un bypass, diciamo, dei flussi est-ovest. Pochi disagi in costruzione, perché non tocca l'infrastruttura, quindi praticamente l'infrastrutturazione non vedrebbe sostanzialmente cantieri sull'attuale rete. Tempo realizzativo molto più breve, e siccome è fatto a lotti, il primo lotto, che secondo me è l'unico che si può pensare veramente di fare, gli altri sono forse anche superflui, andrebbe in servizio prima,
no? Anche del raddoppio a 7, e quindi incominceresti a trarre benefici in anticipo. Questa è la stessa diciamo, logica con cui il MIT ha dato maggior valore alle infrastrutture appena elencate, perché verrebbero a funzionare prima della gronda di ponente, quindi darebbero un beneficio maggiore e quindi rispetto ai costi. E poi risponde anche agli studi ASPI, quindi non è che andiamo contro a quello che aveva rilevato ASPI. Che cos'è? Step 1, questo è il più importante. Riprendendo il tracciato, cioè la zona di attraversamento di ASPI, quindi ci abbiamo anche già tutte le indagini geologiche fatte, abbiamo già il raccordo con Genova Ovest, il raccordo con Ponte Morandi come ASPI, ma non in un solo senso di marcia, ma semplicemente a doppia canna. Dico semplicemente doppia canna perché ASPI aveva previsto una galleria a tre corsie, quindi abbastanza ampia, più obbligatoriamente per legge un tunnel di servizio carrabile, perché questo prevede la legge. Quindi in realtà sono due buchi, uno grosso e uno piccolino, ne facciamo due piccolini, probabilmente non ho fatto i calcoli, ma in volumetria ci siamo. Questi che vedete sono i numeri che avete visto prima, 43-44 mila viaggi giorno. Questi in verde sono quelli intercettati da questa bretella. Quindi se voi prendete 43 e gli togliete 24, capirete che avremo il 50% pressappoco di abbattimento su questa linea qua. A quel punto è come viaggiare di sera in quel tratto lì. Il secondo, ripeto, non è necessario il secondo secondo me, ma comunque, essendo studiata lotti funzionali, può essere introdotto dopo. È questo arco qua che mi porta verso est sulla seconda parte più congestionata della rete, con una differenza grossa rispetto a ASPI, che non vado a distruggere e a complicare lo svincolo di Genova Est, vado oltre. Io qua l'ho ipotizzato sul primo pezzo di ponte, può essere ipotizzato in galleria, non lo so, è una questione puramente tecnica, di tecnica costruttiva o altre valutazioni che non stanno a me farle. Il terzo è il ramo verso nord, che servirebbe per sciuntare completamente la parte di Bolzaneto, Teral, Torbella. Questo, se uno lo vedesse idealmente, adesso guardate gli archi così, ma in realtà possono anche essere disegnati in maniera diversa, praticamente creerebbe uno sciunto diretto a due corsie tra il nord di Genova, quindi il famoso bacino della Padana, e il porto attraverso Genova Ovest. Una cosa, sì, guardate, vabbè, niente, mi è spiacere. Grazie a tutti. Allora, se ci sono domande, mi comunicano dalla regia, che non avendo radiomicrofono funzionante, chi vuole fare domande deve venire qui in postazione, quindi se avete domande venite pure qua e apriamo il dibattito. Primo in intervenire, vieni pure qua. Ognuno ovviamente si presenti, se ha una qualifica la dica. E non lo inquadriamo? Se vuole farsi vedere da casa si siede direttamente qua. Siamo ancora a piede libero per il momento. Siamo anche scampati anche alle macellerie cilene, quindi possiamo far vedere in volto. Allora, buongiorno a tutti, io sono Davide Ghiglione, sono un consigliere di questo municipio e con molti altri amici in questi anni, diciamo, ho partecipato a vari movimenti che si sono comunque hanno avuto manifestati qui in Valpolcevera, non solo, di contrasto ad opere come la Gronda di Ponente e il Terzo Valico. Infatti soprattutto con Mauro, con Stefano, abbiamo, diciamo, fatto anche non solo iniziative di protesta, ma anche di proposta in merito a queste cosiddette grandi opere. E io volevo fare una domanda in merito alla trattazione sicuramente molto interessante di quest'oggi. Non ho capito se il vostro, diciamo, progetto prevede il mantenimento o meno della sopraelevata, perché c'è anche, diciamo, una discussione su questa infrastruttura che alcuni amano, altri odiano, e quindi volevo avere un chiarimento in merito a questo.
Poi, vabbè, io non sono un tecnico, diciamo in questi anni ho appreso qualche nozione, rudimento per quello che concerne, diciamo, le attività e i movimenti a cui ho partecipato, così per cercare di argomentare. Sicuramente il progetto è molto, molto interessante. Personalmente, magari qui è una mia resistenza, diciamo, personale, ho un po' delle difficoltà, diciamo, per quello che concerne il raddoppio della A7, perché soprattutto nella prima trattazione è il mantenimento del progetto della Gronda, e quindi su questo sinceramente ho molte perplessità. Non avevo visto la proposta, ancora visto la proposta di Sessarego, e quindi su questo sinceramente devo così formulare magari anche una mia idea o riflessione per quello che può interessare. Comunque ritengo che, a prescindere dal tutto, siano utili le giornate come queste di confronto. Purtroppo, questo non è colpa nostra, di nessuno, la partecipazione dei non addetti a lavori sicuramente è stata insufficiente. Ritengo che molto vada a ritrovarsi in quello che diceva Federico, no? Come fate a vivere qui? È una domanda sicuramente molto calzante, perché quello che è il disaffezionarsi della popolazione alla partecipazione, l'abbiamo visto anche in questi ultimi periodi, sicuramente è un dato molto preoccupante. E come dico spesso quando mi capita di intervenire, il primo passaggio sicuramente è quello di riavere una cultura del bello e della bellezza. Questo è molto importante, perché amare, affezionarsi al luogo che si vive, sicuramente poi ti dà anche la molla per cercare di migliorarlo. Purtroppo in questa valle, una valle agricola che poi è passata al petrolchimico, che ha vissuto una riqualificazione fatta di centri commerciali, di capannoni, se ti fanno un buco di qui piuttosto che un buco di là, scusate, non voglio essere semplicistico, ma poco di cambio. Quindi sicuramente il lavoro che è da fare da molto non è solamente un lavoro tecnico e progettistico, ma soprattutto un lavoro culturale. Grazie. Allora, domanda molto interessante. Faccio da portavoce in questo momento, perché c'è già stato se vi ricordate, un bando di idee vinto da Jacopo Baccani, il quale aveva detto che se ci fosse stato il tunnel subportuale, la sopraelevata sarebbe dovuta essere trasformata in sopraelevata, nel senso che le auto non sarebbero state cancellate dalla sopraelevata, ma dalle vie sotto la sopraelevata, cioè via A2, via Gramsci, eccetera. Questa è una cosa abbastanza suggestiva, perché è il tema a cui mi stavo riagganciando prima. Allora, il tema è questo: se noi leviamo le auto dalla sopraelevata, comunque devono restare su via Gramsci, via A2, e quindi rimane questa cesura tra il centro storico e il porto antico. Ma se noi, ad esempio, prendiamo l'unico punto in cui c'è comunicazione tra il centro storico e il porto antico, che è Caricamento, abbiamo comunque una riqualificazione, quindi un passaggio di gente che percorre le strade del centro storico, e casualmente le vie che proprio sono sopra il Caricamento sono quelle anche più vive, anche come negozi. Se invece pensiamo a Pre piuttosto che alla parte Maddalena, eccetera, abbiamo situazioni un po' più difficili. A parte che ci vivo, nel senso, però sono situazioni un po' più difficili, e sicuramente il levare le auto dalla strada via Audua, via Gramsci, eccetera, permetterebbe effettivamente di comunicare direttamente tra centro storico e porto antico. Quindi questo secondo me è un elemento che è effettivamente il nodo da sciogliere. Qual è il tema? La sopraelevata costa in manutenzione e non poco. Quindi potremmo anche pensare di rivedere la sopraelevata come struttura, però chiaro, tutto costa, tutto ha effettivamente un costo e un beneficio. Dall'altra parte, anche da un punto di vista impatto visivo, non è trascurabile, perché comunque la sopraelevata è un'opera che non piace ai più, anche se è caratteristica di Genova. Faccio un esempio: è molto caratteristica la parte dal Matitone venendo fino a
come si chiama, Principe. Da Principe in poi, oggettivamente, col fronte delle case storiche e tutto quanto, diventa oggettivamente pesante, soprattutto davanti a Palazzo San Giorgio, e architettonicamente si può fare meglio. Sarebbe interessante comunque pensare a verificare se possiamo, se si possono trovare effettivamente altre alternative, o comunque come mitigare questo impatto visivo. È chiaro che uno studio in merito non c'è, ne cominciamo a parlare finalmente da già tantissimo, e sicuramente da queste cose nascono poi idee e quant'altro. Speriamo solo di trovare poi dalla parte politica un appoggio che effettivamente porti alla realizzazione anche delle idee che magari nascono dal basso o dall'alto, però quello è un tema. Per quanto riguarda il raddoppio della 7, secondo me hai detto tutto, cioè penso che nessuno sia affezionato al progetto Gronda, perché oggettivamente ha dei limiti strutturali anche evidenziati da Sessargo prima. Semplicemente il raddoppio della 7 ha il vero vantaggio del raddoppio della 7 è innanzitutto politico, perché consente di partire subito con un'opera, e a tutti quelli che dicono no a qualcosa c'è una risposta per quelli che vogliono qualcosa subito. Purtroppo è una risposta che in parte risolve i problemi, perché non è tutto da buttare come opera, anzi sarebbe un attimo da rivedere, perché anche nell'analisi costi-benefici del MIT ci sono state fatte considerazioni importanti sul numero di lanes, sul numero di corsie, sul numero di svincoli, cioè insomma è un progetto che comunque, dato che non c'è più il raddoppio della 10, è da rivedere, è inutile lasciarlo esattamente così. Su questo, però, andando in variante o facendo uno stralcio della via, sicuramente si interverrà anche da un punto di vista dell'esecutivo. Quindi chiaro che se, come ho detto prima, si parte col 2025 con tutti i container di Calata Bettolo, una risposta entro il 2025 dobbiamo darla e dobbiamo averla noi come persone. Dall'altra parte, se effettivamente abbiamo un po' più di tempo, allora forse sarebbe anche giusto mettere in discussione tutto, però questa è una situazione che si decide purtroppo a livello politico e non a livello tecnico, secondo me. Un altro intervento così. Allora, vabbè, buongiorno a noi. È indubbio che stiamo parlando. Vabbè, innanzitutto ringrazio loro complessivamente, perché hanno provato a portare ad affrontare, poi si può essere d'accordo su tutto o meno, e io con parte di loro ho già condiviso che non sono totalmente d'accordo, ma perché ho una visione diversa del mondo. Secondo me il mondo deve andare in un'altra direzione. Le manifestazioni giovanili di questi anni, sebbene qualcuno cerchi di denigrarle e sminuirle, ci stanno ricordando che il mondo dovrebbe andare in un'altra direzione, se no ci va da solo ed è peggio. E quindi in qualche modo questa soluzione comunque non va in quella direzione. E perciò la mia impostazione di vita è quella lì, ma capisco che è minoritaria da sempre, e quindi, come dire, continuo la mia lotta come la particella di sodio. E, detto questo, ringrazio invece loro perché hanno provato a confrontarsi con le domande che dovevano stare all'interno della riflessione sulla Gronda, e a provare a percorrere delle risposte, perché invece quello che ci viene di solito proposto, ahimè anche dai media, non nella loro totalità ma nella stragrande maggioranza, sono professioni di fede. La fede al Dio denaro, cioè ormai l'affermazione che viene fatta è: ci vuole la Gronda, andiamo in piazza per la Gronda, perché costa 4 miliardi e 700 milioni di euro. Non c'è altra motivazione. Tutte le motivazioni tecniche sono state ampiamente smentite, ma lo sono state nel 2008-2009 all'inizio del dibattito pubblico.
tant'è che il dibattito pubblico in realtà non ha scelto nessun tracciato, non ha detto che la gronda serve, ha detto che la gronda era una delle ipotesi, c'è scritto nella relazione del dibattito pubblico. Poi ovviamente se il testo dice una cosa e la interpretazione della politica è quella che in realtà lì è contenuta un'affermazione, non so come dire, è difficile confrontarsi poi in maniera paritaria tra chi porta avanti delle riflessioni tecniche come hanno fatto loro, come hanno provato a fare da allora i cittadini, come hanno imparato a fare allora i cittadini che erano presenti in quel percorso. E quello è l'unico aspetto positivo che io vedo in quel percorso che c'era stato, cioè che i cittadini abbiano da allora imparato, nella mia esperienza, poi c'è chi autonomamente o in gruppo l'ha sempre fatto, io allora ho imparato a confrontarmi tecnicamente sulle cose. La mia domanda è questa: alla luce delle riflessioni che voi avete affrontato e portato, cioè voi avete provato ad affrontare in realtà la volontà di confrontarsi col problema della mobilità di Genova, che è un problema di ricezione del traffico. I dati parlavano che il 20% era il traffico di attraversamento. Allora mi ricordo i titoli dei giornali, del Corriere Mercantile, che fu era il 18% autostrade costrette a rivedere i dati del traffico di attraversamento, era meno del 18%, oggi credo che sia, come dire, su quei livelli più o meno, quindi stiamo parlando di una quantità marginale sulla quale si va a intervenire, non che si riesce a sottrarre il 18%, è il traffico su cui vai a intervenire. Quindi, preso in considerazione quel lato lì, voi avete provato a dare una risposta a quello invece di ingresso, del quale non sembra non interessargliene niente a nessuno. Alla luce di questo, alla luce che dovrebbe essere spostato molto del traffico merci sulle linee ferroviarie, ma nessuno in realtà sta lavorando su quello, né nel famoso ultimo miglio portuale, tranne qualche dichiarazione di intenti, né nella come dire, analisi dei traffici locali e quindi trovare delle strade. L'unico intervento che si sta facendo è il nodo ferroviario rispetto a questo, il nodo autostradale di San Benigno, sono uniche due cose che stanno provando a lavorare rispetto a questo. Mi chiedevo, se voi doveste, in poche parole, per dare strumenti ai cittadini, perché il mio unico obiettivo, e vado a chiudere, è quello di dare consapevolezza e strumenti ai cittadini per ragionare in primis, confrontarsi tra di loro e poi per provare ad entrare dentro al dibattito, a portare e a forzare delle scelte dei politici. Quali sono le azioni puntuali da fare per risolvere queste problematiche di traffico? Traffico di inserimento e separazione su ferro in modo tale che si riesca realmente a intervenire. I quattro step base che voi dareste, con i dati relativi che giustificano questa cosa, perché queste sono le cose. Perché l'unica opposizione agli slogan del potere, secondo me, sono i dati e la consapevolezza. E io vorrei lavorare su questo. Perciò mi servivano questi quattro punti da poter girare casa per casa e raccontarli alle persone, insieme ai dati della Valpolcevera, che ho già detto alcune volte e davvero chiudo. I dati della Valpolcevera sono questi: stiamo parlando di un territorio in cui ci sono quattro impianti a rischio incidente rilevante, ora vogliono portarci il quinto con le ultime ipotesi in fondovalle. Siamo il territorio che ha il secondo municipio per dispersione scolastica, il primo municipio per alunni ripetenti nelle classi superiori. Siamo il territorio dove c'è 100 minori in più rispetto ad ogni altro municipio che vengono affidati ai servizi. Siamo il territorio dove ci sono più di 1600 minori che vengono segnalati ai servizi, molti di più di ogni altro. Avevamo il doppio di persone nella REI, quindi con una sorta di reddito di supporto rispetto a qualsiasi altro municipio, il reddito pro capite più basso di ogni altro municipio.
potrei andare avanti. Se ci puoi aggiungere la mortalità media superiore alla media cittadina. Quindi questa è la considerazione, la sanità che è stata rasa al suolo in questa valle, queste sono le considerazioni dei politici che hanno riservato alla cura della comunità di questo territorio. Quindi mettendo insieme queste due cose, io credo che i cittadini abbiano bisogno e voglia di essere consapevoli. Sì, difficile rispondere a Paolo sui dati, perché i dati in realtà, l'abbiamo già detto, non ce li abbiamo noi, se non quelli captati grazie a una fotografia durante il dibattito pubblico, non ce l'ha il Ministero. Noi li abbiamo chiesti al Ministero, ho scritto, ho detto dammi i dati aggiornati che così rielaboriamo, eccetera. Hanno usato gli stessi dati nostri, diciamo così, presi da buon Massimiliano 10 anni fa. Questo è gravissimo, perché la norma prevederebbe che Autostrade dovrebbe dare i dati di transito al Ministero, invece non ce li abbiamo, non ce li hanno. Poi non so se il Ministero sarebbe in grado di elaborarli, questo è un altro problema, perché chi ha fatto questa elaborazione, l'analisi costi-benefici, non erano del Ministero, erano dei professionisti che fanno questo e che sono stati provvisoriamente ingaggiati dal Ministero per fare questi studi. Sono, c'è anche il problema di professionalità all'interno del Ministero. Quindi i dati è difficile. Io ti posso dire quello che secondo me sono le priorità. La priorità è il nodo ferroviario di Genova, che il terzo valico non risolve come problema, anzi, se vogliamo, lo aggrava, perché si aggiunge una linea ferroviaria su quelle esistenti, ma che tutti finiscono in quell'imbuto che ho cercato di spiegare. O si risolve il problema del nodo ferroviario genovese, veramente, o il traffico, le merci su ferro difficilmente ci possono andare. Sapendo però che anche se si risolvesse quello, il massimo di merci che vanno su ferro sono il 30, massimo 40%. In nessun paese europeo si supera questa quota su ferro. I porti del nord hanno quote su gomma basse perché c'è il traffico fluviale, quindi che noi ovviamente non abbiamo. Nell'Ottocento Milano era il quarto porto italiano, ma i navigli sono stati da lungo tempo tombati, anche perché il traffico su gomma, appunto, ha tolto i tram a Genova e ha tolto anche i navigli. Quindi è un, sicuramente dobbiamo puntare sul ferro, giustissimo puntare sul ferro, sapendo che c'è questo limite fisiologico, perché al di sotto dei 200 chilometri conviene trasportare su gomma e non su ferro. E siccome gran parte del nostro trasporto è a breve raggio, va in pianura padana, comunque non è che ci... Però dobbiamo puntare sul ferro, quindi quello. Il nodo ferroviario, l'ho già detto, il cosiddetto nodo ferroviario, ma in realtà è sbagliato, è il prolungamento della bretella Voltri-Rivarolo, quello che va fatto. L'altro punto è il trasporto pubblico. Devono arrivare i soldi per il trasporto pubblico. Il mio timore è che il nostro progetto vada avanti, ne sono molto contento perché significa togliere l'80% degli impatti dalla gronda. Il dubbio è che magari arrivano anche i soldi per fare i tre tunnel, che derivano dal rivedere le concessioni autostradali. In questo momento Autostrada è comunque debole, nel momento in cui si fa il rinnovo della concessione possono arrivare i soldi per fare i tre tunnel. A me piacerebbe molto, nel senso che io abito a Sestri dove c'è il traffico, quindi soggettivamente sono ben contento di fare il tunnel e portare via le macchine da casa mia. Però sono convinto che la soluzione sia nel trasporto pubblico, quella è la priorità. Lì però non possono che essere soldi pubblici e lì dove lo Stato li deve trovare
puntando pesantemente su questo. Certo, il fatto che il Comune di Genova abbia presentato un progetto al Ministero che a quanto pare non è che vada benissimo, non abbiamo ancora il parere definitivo, però evidentemente non è ritenuto da un punto di vista proprio tecnico un progetto valido, questo cioè, è un peccato per tutti i cittadini, non per la giunta di centrodestra, non me ne frega niente chi lo proponga, mi interessa che la politica proponga delle scelte tecniche valide. Quello che è stato proposto probabilmente non lo è. E i limiti del PUMS li ha già detti prima Alfredo. Quindi sì, sì. Eh? Sì, 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 certo, certo. Beh, bisognerebbe solo su quello fare una riunione, già questa è molto lunga, e bisognerebbe fare quello. Quindi non credo di averti risposto totalmente. Dopodiché sulla tua visione del mondo sono d'accordo anch'io, però realisticamente la politica so che mi reagisce in un certo modo e questa proposta può avere le gambe politiche per andare avanti. Già il fatto che il Ministero l'abbia accettata, abbia detto anzi fate così in qualche modo, non è proprio il Ministero, è la Commissione. Però era comunque un parere del Ministero dei Trasporti, quindi qualcosa di pesante. Io spero, penso che ci siano delle gambe per andare avanti e comunque ridurre gli impatti che abbiamo cercato di descrivere sulla valle. E questo, e non sprecare soldi pubblici, a tutto vantaggio di autostrade e basta, no, non dei cittadini genovesi sicuramente. Questo è quello che penso. Poi in prospettiva sono anch'io d'accordo con te che il modello di sviluppo, questo un modello di sviluppo che pensa che il PIL debba sempre ogni anno aumentare in un mondo finito, non possa reggere. Il mondo è finito, le risorse sono quelle, non è pensabile che si vada avanti su questa strada, però non ho la forza di cambiarla. Grazie, le ultime due domande e poi chiudiamo questo incontro. Antonella Marras del Comitato Fegino, giusto? Borzoli Fegino. Vieni qua, vieni qua. Allora, io volevo fare una domanda su il tunnel nostro, quello di Via Borzoli, perché non ho capito in che modo alleggerirebbe Bolzaneto, perché adesso quelli che escono a Sestri all'aeroporto possono prendere Guido Rossa e ritrovarsi comunque sulla strada a Campi, giusto? Quindi perché bucare per fare, che poi voglio dire, Via Borzoli ha un divieto che è ai mezzi superiori ai 7,5, innanzitutto bisognerebbe far rispettare quello che non lo fanno rispettare. E quindi non ho capito che cosa migliorerebbe, via perché bisogna farlo. E l'altra cosa è il raddoppio della 7, perché in effetti a me la risposta che hai dato, che ovviamente per quando bisogna essere razionali, dice Mauro, e che sia una risposta politica non mi va bene come cittadina, nel senso se c'è la possibilità di valutare un'altra cosa, io non sono un tecnico, ma da come mi ha descritto, come ha descritto Luigi il discorso, secondo me fila parecchio, e se io voglio il bene della città e non voglio sprecare soldi, forse bisognerebbe valutare anche questo raddoppio, perché veramente, cioè far fare tutto quel giro per uscire a Bolzaneto, impattare Morego, quando non so, vabbè, la rispondete. Allora Antonella, innanzitutto grazie per i quesiti, cerco di essere il più chiarificatorio possibile. Allora innanzitutto parliamo di due opere che sono totalmente diverse, perché
la Bretella Campi Casello Aeroporto è un'opera urbana, il raddoppio della 7 è un'opera autostradale. La competenza sulle opere autostradali è di Società Autostrade per l'Italia, quindi di fatto io come tecnico non mi piace mettere le mani su raddoppi, cioè su potenziali proposte per ASPI, ma semplicemente perché hanno una cosa come 150 ingegneri dedicati e tutte le proposte che fanno sono molto mirate al completamento dell'autostrada. È chiaro che ci sono proposte più valide, perché parliamo comunque di un'opera che, secondo me, quella, parlando dell'opera di Luigi in soldoni, vista così a naso, saremmo sui 750 milioni di euro contro il miliardo del raddoppio della 7. Ma perché è vero, cioè la parte alta del raddoppio della 7 per assurdo potrebbe venire in parte meno o dovrebbe essere rivista, ma come abbiamo detto precedentemente. Per quanto riguarda il resto, è un'opera molto simile a quella che è stata fatta in Toscana, Barberino il Mugello, eccetera, dove viene cambiato il senso di marcia all'attuale A7, che viene tutta a scendere, mentre invece il raddoppio della 7 con tre corsie, che sono sufficienti, attenzione, va a salire. Quindi diciamo che non c'è uno smistamento dei flussi, ma che sarebbe effettivamente l'opera portata da Luigi, che effettivamente smista con due corsie più due corsie i flussi nelle direzioni desiderate, ma c'è un'unificazione in termini tecnico del flusso tutta su una stessa autostrada che poi invece si ramifica e praticamente distribuisce poi solo successivamente il flusso. Perché si mischiano all'interno del raddoppio della 7 sia i flussi della 10 destinati alla 12 e alla 7 sia quelli provenienti da Sempere d'Arena, quindi insomma abbiamo una commistione di flussi che invece Luigi in maniera brillante ha separato. Tuttavia il tema è il tempo, e quindi il tempo comunque è una decisione politica, ma perché secondo me dobbiamo fare un passo, che è quello che dicevo prima, indietro a livello portuale. La 7, il raddoppio della 7 serve solo esclusivamente come opera impattante al porto, perché di fatto col nodo di San Benigno e il Calata Bettol e Calata Gadda ci sono molti più camion che entrano nel nodo di San Benigno e vanno in autostrada. Naturalmente questi camion vanno verso Milano, perché è il polo che effettivamente attrae l'80% del traffico di Genova, soprattutto del traffico destinato e di origine proprio dall'entrata del Varco di Sempere d'Arena. In termini tecnici vuol dire che quell'opera di fatto serve il raddoppio della 7, ma serve soprattutto per contrastare questo fabbisogno. Si può fare meglio? Sì, però qualcosa si deve fare da qua al 2025, se no rischiamo di avere il nodo di San Benigno intasato per via delle code provenienti dall'autostrada. Se il nodo di San Benigno si intasa vuol dire che tutti i genovesi sono in coda, sia quelli diretti verso Levante sia quelli diretti verso Ponente, perché non so se l'avete rivisto, il nodo di San Benigno è un'opera abbastanza complessa che ha dei limiti abbastanza grossi, e se tutti gli assi, diciamo, esterni al nodo di San Benigno sono liberi, funziona. Se per caso l'entrata al varco del porto si intasa, collassa il nodo. Quindi bisogna stare ben attenti a tutto un insieme di cause con cause che possono portare. Il raddoppio della 7 è una risposta pronta e immediata, perché è già un progetto fatto. Quindi è chiaro che ti parlo di risposta politica, però c'è dietro una parte tecnica che è anni, che è stata studiata e che sicuramente va ritoccata per far partire i lavori. Ripartire da zero cosa vuol dire? Via VAS, perché attenzione, in questo caso se si rifà la procedura bisogna fare non solo la valutazione impatto ambientale, ma anche la valutazione ambientale strategica, che è la VAS, che è quella che non è stata fatta nella Gronda, perché la Gronda, come sappiamo, ha avuto un percorso accelerato, ma la VAS sarebbe stato lo strumento di pianificazione che avrebbe detto, ad esempio, che attenzione, il trasporto pubblico, che incidenza ha all'interno di Genova? Attenzione, strada Guido Rossa prolungata, perché non viene fatta, perché non viene stimata, eccetera. È chiaro che senza VAS questo è il risultato, cioè il grande assente all'interno di questo quadro, se vogliamo, è proprio il Ministero, perché non è stato il regista di cui necessita il cittadino.
ci sono vari registi, il regista il ministero, il regista la regione, il regista il comune, però in ogni fase tutti e tre sono assenti o danno le colpe agli altri. Faccio un esempio: ora è uscito il PRT della regione, cioè un piano regionale territoriale, che è quel, dei trasporti, scusate, che è quello che dovrà dare le linee guida per i prossimi 10 anni ai trasporti regionali, ma la Gronda è vista come invariante, perché è stata vista come invariante nel PUMS, ma l'invariante del PUMS è stata presa al PTR precedente, quindi è un rimbalzo continuo di competenze e nessuno dice niente. Ora, finalmente qualcosa si è mosso, perché oggettivamente grazie all'analisi costi e benefici del MIT c'è stato uno scrollone che ha detto: scusate, guardate che questa cosa qua che si doveva fare 20 anni prima, finalmente, ok, si deve fare, si fa così. E chi è che prova a dire il contrario? Sì, Totti che dice andiamo in piazza, però oggettivamente, tecnicamente, la realtà è un'altra. La realtà è effettivamente che ci sono opere, che sono quelle che abbiamo dimostrato, che sono più funzionali rispetto alla Gronda di Ponente. Per quanto riguarda il raddoppio della 7, adesso ti rispondo finalmente alla domanda dopo questa introduzione pindarica, è un'opera che si può fare meglio, ma è un'opera che serve, perché anche così come è costruita può servire. Ballano 250-300 milioni di euro. Questo è, bisogna capire se questi 250-300 milioni di euro e questa composizione, con un anticipo di secondo me 3-4 anni rispetto al progetto di Luigi, perché se si rifà tutto quanto e poi si costruisce arriviamo comunque al 2028-2029 nelle ipotesi migliori. In questo caso nel 2024-2025 teoricamente con un commissario è tutto pronto, e questo è il tema. Passo un attimo sopra. Porto, Calata Bettolo e Calata Gadda non sono opere fondamentali per il porto, cioè sono opere che dicono sì, va bene, ci vogliono i container perché così il Genova cresce eccetera. Non è così, cioè sono innanzitutto opere che sono invasive per la città, perché parliamo di opere che sono a 2 chilometri dal centro abitato di Genova, ma soprattutto sono opere che non trovano la massa critica per far sì che si organizzino i treni, ed è la cosa che ho detto precedentemente, e soprattutto che portano a una linearità del porto da Voltri a Semper d'Arena. Cioè la cosa giusta sarebbe, scusate la follia che sto dicendo, ma sarebbe levare l'aeroporto, che oggettivamente cuba 1,5 milioni di passeggeri all'anno se tutto va bene, trasformare tutta quell'area in porto lineare, allora sì che effettivamente avremo la massa critica per fare i treni, per far sì che i camion non vadano più da Voltri al centro per recuperare container da una parte all'altra. Quello è lo spazio necessario per far sì che ci sia uno sviluppo portuale logistico. Solo Calata Bettolo e Calata Gadda sono insignificanti rispetto a questa organizzazione. Il secondo tema grosso sono gli incentivi dati alla gomma anziché al ferro. Fin quando gli incentivi sono dati alla gomma e non al ferro, purtroppo siamo nelle condizioni in cui ci sono più camion che treni. E questa è un'altra cosa. I 250 km sono una misura di riferimento, ma è una misura di riferimento che oggettivamente può essere superata, perché se effettivamente c'è la massa critica si possono fare anche 100 km col treno, non è quello il problema. Il problema è trovare la massa critica e trovare gli operatori logistici che effettivamente organizzino i treni, perché ne hanno convenienza economica, perché poi alla fine il giro è quello. E se non ci sono i finanziamenti non c'è la convenienza economica e tutti stanno sulla gomma. Pertanto il raddoppio della 7 è poi la causa di tutte queste logiche che oggettivamente sono destrutturate e portano a un risultato destrutturato, ma che comunque dà un beneficio alla popolazione in tempi rapidi. Concludo. Campi è fondamentale, perché in questo momento se qualcuno dalla Valpolcevera da Bolzaneto vuole andare alla 10, per intenderci, verso Savona, deve per forza prendere l'autostrada e fare il giro. Con quella bretella oggettivamente si taglia 1,5 chilometri di strada, che non è poco, ad esempio, perché da Bolzaneto puoi prendere ad esempio non l'autostrada, ma passare su Lungo Argine Polcevera, prendere la bretella e arrivare ad aeroporto, e comunque c'è un volume di macchine che effettivamente fa questo. L'altro volume di macchine che si taglia è quello da Rivarolo a Sestri Ponente. Grazie a questa bretella tutte le macchine che vorrebbero andare a Sestri Ponente, anziché fare Borzoli, si fanno tranquillamente questa bretella, arrivano a Sestri Ponente, perché tu arrivi a casello di aeroporto, ti prendi l'altra galleria sotto Erzelli e sbuchi effettivamente a Sestri. Questo è il completamento di tutte quelle opere che sono state fatte.
Cosa? Sbucchi a Campi o per assurdo a Borzoli? Perché questa bretella sbuca da Campi al casello della 10, ma dal casello della 10 a Borzoli c'è un'altra bretella, che è quella fatta per il terzo, che in compensazione al terzo valico. Esatto, quindi questo collegamento, questa è la parte terminale del collegamento di quell'opera. Sì. Però chiudiamo. Sì, ora chiudo. Però da Campi a arrivare a Sestri. Sì. Ma l'idea sarebbe quella di scaricare anche la Guido Rossa, perché la Guido Rossa non può, cioè no, è una spiegazione che cerco di darti, nel senso è l'alternativa della rete resiliente e ridondante, che però per assurdo, quella che dicevo prima, dare un'alternativa anche alla Guido Rossa permette di distribuire meglio il traffico, cioè senza quell'opera tutti sono canalizzati sulla Guido Rossa. Boh. Cioè con la Guido Rossa, che oggettivamente poi a un certo punto ha un limite anche strutturale, se si ferma blocchi tutto, invece con quell'opera si ha l'alternativa e grazie al collegamento con le due strade lungo Argine e Polcevera permette di distribuire il traffico dalla Val Polcevera al Ponente senza passare da Borzoli. No, se c'è un'altra domanda. Sì, sì, no, era un ragionamento. Veloce però, perché abbiamo 4 minuti. Vieni qua. Sul del topo, non ci saranno mai le super petroliere, perché Elena ha già detto che lì le super petroliere non ci possono stare. Quindi tutte le super petroliere andranno al Gutiérrez. Quindi non ci sarà mai massa critica nella parte del prossimo. Ci sarà una massa critica magari a oltre, ma comunque per logiche globali che sinceramente il fatto che ci sarà un grosso shipping, un aumento di grosso shipping, infatti voglio dire tutte queste cose qua, intanto che ci chiudo. Sarà questo famoso transshipment, che sono i container essenzialmente vuoti, che da oltre andranno a San Pier d'Arena. Non si capisce perché, ma gli agenti marini mettono i termistini, non lo sappiamo neanche noi perché, però noi ci troviamo un sacco, migliaia di container che dobbiamo trasportare all'interno del porto. Adesso pensare, io sono anch'io stesso, e si vede chi lavora in via Ponente, vede chiaramente che da circa 6 mesi Trenitalia ha istituito un servizio di transshipment su ferro, di navettamento su ferro, e tutte le notti noi ponentini vediamo andare a farmi indietro questi campi, questi treni pieni di contenuti. Prima non esistevano i locomotori che mettiamo, non esisteva nulla, esisteva solamente l'intrasite, quello Rolls e punto e basta, e i treni normali. Quindi abbiamo un momento maggiore, e bisogna dire chiaramente che la linea non reggerà, cioè questo trasporto di container non può essere risolto né in autostrada né nella linea su ferro, perché sono pochi. Quando arrivano 20.000 container e la nave deve staccare in 3 giorni, fate voi conto, cioè non è possibile. Bisogna obbligare il consorzio del porto e ovviamente tutti gli armatori eccetera a fare un trasporto come succede ad Asta eccetera. Ora c'è un canale, sono fortunati, ma ce l'hanno male, cioè non lo so, cioè voglio dire, e ci avremo una diga che farà un piccolo mare interno, quindi voglio dire, andiamo a chiudere. Volevo semplicemente, prima di salutarvi e di ringraziarvi, dire due piccolissime cose. Innanzitutto, noi questo progetto lo rimettiamo alla politica, alle valutazioni della politica. Poi
voglio anche dire questo, che noi abbiamo avuto un approccio esclusivamente tecnico, come ho detto già all'inizio, però nonostante questo noi siamo anche cittadini e vediamo, cioè, non, le valutazioni le sappiamo fare anche noi, quindi è chiaro che dobbiamo fare, lasciare qualche appiglio alla politica perché possa sostenere anche questo progetto. Quello che ci prendiamo noi come impegno, come Rinascimento Genova, è quello comunque di approfondire il progetto di Luigi, il contributo di Luigi, perché posso assicurarlo che per tutti quelli che hanno partecipato a questo lavoro il raddoppio della Sette è una coltellata nel cuore, cioè, e nessuno lo vuole, e ripeto, è stato un lavoro impegnativo che è tuttora in itinere, e il contributo di Luigi è molto importante. Molto probabilmente non sarà quello che ha pensato lui, molto probabilmente non sarà quello che pensiamo noi, ma sarà un'unione di cose che consentano, che speriamo consentano, di evitare questo raddoppio. Raddoppio che però poi è la politica che deve evitare, perché abbiamo capito dalle cronache che è un problema eminentemente politico. Grazie. Amici che ci seguono da casa, in streaming, in diretta, e che poi lo rivedranno, abbiamo chiuso questo convegno sulla Grondamaro, sulla Punentina, e ci vediamo ai prossimi appuntamenti. Grazie.